Buongiorno, ben ritrovati ai presenti, ai colleghi che ci ascoltano, che ci vedono. Ecco, sì, ci vuole il microfono in effetti. ben ritrovati, buongiorno, buongiorno a tutti. Solo una comunicazione di servizio prima di passare la parola a Massimiliano Tortora, che coordinerà la sessione della mattina dedicata al romanzo storico nel Novecento. Non è, diciamo, necessario, però potrebbe essere utile da parte soprattutto di chi ci ascolta da casa, l'iscrizione al canale YouTube dell'Arcadia, perché questo mi consentirebbe in qualche modo di monitorare diciamo, la visualizzazione delle registrazioni. Passo subito la parola allora a Massimiliano Tortora, rinnovando il mio ringraziamento per la vostra partecipazione. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io do il benvenuto a questa seconda giornata di lavori, alla terza sessione che, come ha già detto Pietro Petteruti Pellegrino, sarà dedicata al romanzo storico del Novecento, o più correttamente forse al rapporto tra storia e finzione, su cui ci siamo salutati proprio ieri sera all'interno del romanzo del Novecento, con un percorso che di fatto attraverserà tutto il secolo. L'obiettivo di questo incontro, di questo incontro di due giorni, è quello di trovare una forma di dialogare, insomma, con i colleghi della scuola superiore, cercando anche di individuare sia contenuti che possono essere utili, ma anche percorsi che naturalmente poi verranno riformulati nelle forme e nei modi che si riterranno più opportuni all'interno del concetto classe. Do il benvenuto a Giorgio Nisini dell'Università Sapienza di Roma e a Massimiliano Madevasi dell'Università di Cassino. Come abbiamo fatto ieri, non facciamo presentazioni e vi do subito la parola, e do la parola a Giorgio Nisini, che ci parlerà di raccontare la Grande Guerra, narrazione, storia e autobiografia. Grazie Giorgio. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Dunque, il titolo del mio intervento, appunto, raccontare la Grande Guerra, narrazione, storia, autobiografia, mette al centro tre elementi, e io proietterò delle slide per seguire un po', diciamo così, il filo del discorso. Tre elementi che potremmo in qualche modo visualizzare come una sorta di vertice di un triangolo, dove nel punto più alto troviamo la storia, la macro storia, di cui prendo in particolar modo in riferimento un evento della storia, della grande storia, cioè la Grande Guerra, la guerra delle nazioni, la prima guerra mondiale, non quindi un evento tra i tanti, ma quello che definirei un evento trauma, ovvero l'evento a partire dal quale tutto è cambiato, l'evento in cui è nato il Novecento. Esiste una lunga tradizione storiografica che da Francesco Formigari negli anni 30, passando per Eric J. Lead fino al classico Secolo breve di Hobsbawm, vede nella Grande Guerra quella che Oliver Jans ha definito la catastrofe originaria del XX secolo, ovvero la matrice ideologica, psicologica, culturale, politica di tutto il successivo secolo, appunto il Novecento, è nato a Sarajevo nel 14, il secolo breve. Ora, questo evento trauma, appunto, ha avuto una diretta conseguenza anche sul piano della letteratura, nel senso che ha prodotto, proprio a partire da un punto di vista quantitativo, un numero esorbitante di narrazioni. Arrivo
al secondo vertice di questo triangolo. Narrazioni la cui quantità è del tutto difficile da stimare. Un suo saggio, Franco Caffarena, scrisse che i libri prodotti tra il 14 e il 18, riemersi dal passato, quindi quelli che noi conosciamo, costituiscono una parte irrisoria dei testi realmente prodotti. Il grosso di queste scritture autobiografiche, se focalizziamo l'attenzione e quindi restringiamo il compasso della nostra analisi alla letteratura, diciamo a un ideale canone della Grande Guerra, ci mostra un dato, e cioè che le scritture letterarie a noi più note partono sempre da un elemento autobiografico. Esiste cioè una stretta relazione tra esperienza della guerra e narrazione della guerra, dalla poesia, Ungaretti, Rebora, al romanzo, Vent'anni di Corrado Alvaro, Il soldato Cola di Mario Puccini, L'alcova d'acciaio di Marinetti, a quei libri pamphlet, personal essay, che vanno da per esempio dall'esame di coscienza di un letterato di Serra, a Dopo Caporetto Vittorio Veneto di Prezzolini, fino alla Rivolta dei Santi Maledetti di Malaparte. Ovviamente poi per entrare nel piano di quelle che lapalissianamente sono scritture autobiografiche, cioè le testimonianze, le memorie che costituiscono un pezzo centrale del canone della Grande Guerra, dal giornale di guerra e di prigionia di Gadda, passando per ad esempio Baracca 15C di Tecchi, fino a quello che sicuramente è il grande capolavoro della Grande Guerra, sebbene sia un testo dalla natura in parte ibrida, quale appunto Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Ecco, quindi un triangolo in cui l'evento storico ha prodotto una quantità enorme di narrazioni, dietro le quali, per restare al piano della letteratura, c'è sempre un dato biografico, cioè un'esperienza diretta, in alcuni casi minore, indiretta della guerra. Partirò e proverò appunto ad articolare il mio discorso attorno a questo triangolo partendo dalle riflessioni di uno storico classico della Grande Guerra, che è Paul Fussell, che nel suo studio più celebre, che è appunto la The Great War and Modern Memory, ma io faccio riferimento a un suo saggio più specifico che è The Great War and Modern English Memory, in cui lui fa una notazione piuttosto interessante per il discorso che voglio portare avanti. Cioè, analizzando l'opera di una serie di memorialisti inglesi che hanno avuto un'esperienza diretta della Grande Guerra, Sasson, Graves, Blunden, Gibbs, Graham, nota un particolare, e cioè che questi autori, quando vanno a descrivere i campi di battaglia nel confine franco-tedesco, diciamo in quella zona tra Fiandre e Piccardia, descrive questi paesaggi pieni di rose e di papaveri. Eppure, si chiede Paul Fussell, se noi oggi andiamo in quei luoghi che erano stati campi di battaglia, in realtà non troviamo solamente rose e papaveri, ma troviamo una varietà botanica molto più vasta. Troviamo rose, papaveri, ma anche margherite, fiordalisi, narcisi, giunchiglie, ginestre, biancospini, gigli, nasturzi, giacinti. Perché i memorialisti inglesi parlano solo di rose e papaveri? La risposta che dà Fussell è: non perché i campi di Fiandre fossero veramente pieni di quei fiori, ma perché ne era piena la letteratura inglese. La conseguenza di questa riflessione per Fussell è una, e cioè che la memoria personale dell'esperienza di guerra nello scrittore colto subisce l'interferenza, consapevole o meno, di un'altra memoria, di una memoria all'ennesima potenza, la memoria letteraria, cioè tutti i libri letti prima della Grande Guerra. Ora, concordi o no con questa, diciamo, riflessione di Fussell, di fatto seguendo il suo discorso, lui arriva a una conseguenza piuttosto radicale, cioè dice: non può esserci storia, ma solo storia letteraria, perché, e cito, otteniamo accesso agli eventi storici, anche quelli tanto centrali e significativi come la Grande Guerra, solo grazie all'opera di narratori. E qui si entra in una, diciamo, tradizione storiografica che da Bright Morris, prontamente citato da Fussell, a uno storico anticonvenzionale come Lawrence Stone, che parla di narrazione come principale modalità espressiva dell'historical writing.
Lo storico, quando scrive la storia, fa ricorso alle tecniche di narrazione. Potremmo verificare, diciamo così, questa riflessione di Fassel anche passando alla memorialistica, alla narrativa, al romanzo della Grande Guerra italiano, provando a verificare se effettivamente anche i modelli, anche la memoria letteraria ha interferito nella scrittura memorialistica italiana. E qui verrebbero fuori dei riscontri interessanti, soprattutto nell'interferenza di una memoria dantesca o nell'interferenza di una memoria risorgimentale. C'è un libro di Fabio Todero, mi perdoni l'autore, non so dove va l'accento, che si intitola Pagine della Grande Guerra, in cui ha provato proprio a verificare la presenza di modelli risorgimentali, soprattutto provenienti dalla scrittura garibaldina e da una serie di autori che vanno da De Amicis a Ruffini, nella letteratura e nella memorialistica della Grande Guerra. Ora, ovviamente, se guardiamo questa riflessione di Fassel, il primo dato è che le memorie, gli scritti, i romanzi, insomma, la letteratura della Grande Guerra, come fonte storiografica, potrebbe non essere perfettamente attendibile. Qui si entra nel cuore di una vexata questione storiografica sull'attendibilità del ricordo personale. Già alla fine degli anni venti, uno storico francese, Jean Norton Crew, aveva evidenziato gli errori presenti nelle memorie francesi della Grande Guerra, ma si entrerebbe, ripeto, in una riflessione storiografica sulla quale già proprio negli anni venti gran parte della storiografia europea aveva riflettuto, da Marc Bloch a Maurice Halbwachs. Ma se l'attendibilità storiografica di una memoria come quella di Gadda o come quella di Lussu può essere un problema per uno storico della letteratura, a cosa interessa sapere se quello che racconta è effettivamente veritiero? Diciamo che può interessare a diversi livelli, a livello filologico, perché no, ora vedremo in che senso, può interessare a livello proprio di comprendere il livello di rielaborazione della materia narrata, rispetto, quindi diciamo proprio il confine tra invenzione e realtà. Ieri si parlava appunto degli appunti di Hermes Visconti sulla distinzione storia, no, e narrazione, ecco, capire questo tipo di confine e quindi capire quanto il fatto storico subisca il filtro autobiografico nella rielaborazione narrativa. Oggi vi pongo degli esempi in cui proverò a vedere come l'esperienza personale sia stata rielaborata nella narrazione, sia narrazioni testimoniali che narrazioni non testimoniali e quindi più romanzesche, portandovi dei casi. Il primo è un caso in realtà che esce fuori dalla storia letteraria, perché è quello di Benito Mussolini, che mi serviva e mi è funzionale per un aspetto che adesso vi faccio vedere. Mussolini, classe 83, ha fatto la Grande Guerra nell'undicesimo reggimento dei bersaglieri dal dicembre 15 al febbraio 17 e ha raccontato in presa diretta la sua guerra mandando i corsivi che lui scriveva del suo diario al suo giornale, al Popolo d'Italia. E quindi, diciamo, il suo diario è uscito in prima edizione a puntate nel giornale, nella rivista. Lo ha poi raccolto in volume dopo la guerra nel 1923, in questa edizione che è l'edizione Imperia. Vi faccio notare una cosa: nell'edizione del Popolo d'Italia, quindi quella in presa diretta, il testo è frequentemente, diciamo, interpolato da una serie di riflessioni anticlericali di Mussolini, in cui Mussolini ostenta il suo anticlericalismo. Va a sentire una messa dove ascolta un inno nel nome di Gesù e dice: l'aria dell'inno mi piace, le parole no. Oppure un incontro di un prete in una tenda e lui sa, egli sa che siamo eretici, sottolinea il suo essere eretico. Nell'edizione del 23 questi elementi spariscono. Ancora, edizione Popolo d'Italia, io ci credevo allora alla Chiesa, o ancora io eretico, cominciata la messa mi sono allontanato. Nell'edizione Imperia tutti questi pezzi spariscono. Chiaramente
il Mussolini del 23 non è più il Mussolini del 17, il Mussolini del 23 è a capo di uno dei più importanti partiti politici che ha necessità del consenso di tutti o di una grande fetta anche del popolo cattolico, ma soprattutto è capo del governo, di un governo ancora di coalizione dentro il quale all'altezza del 23 ci sono ben due ministri d'area cattolica e popolare. Non abbiamo tempo per analizzare con attenzione il diario, i confronti tra il diario e le varie edizioni del diario mussoliniano. Lui espelle una serie di pezzi, come ad esempio quando appare la sua una figura di un Mussolini ignorante che vede una statua e chi è? Confesso la mia ignoranza. Questo è un altro brano che sparisce. Interessante che nell'edizione invece del 30, uscita per l'edizione del Littorio, c'è un ulteriore taglio di brani, cioè presente nell'edizione del 23 che sparisce nell'edizione del 30. E ce n'è uno in particolare che è una sorta di appendice ospedaliera in cui si racconta il Mussolini ferito in un ospedale di campo a cui viene fatta la visita del re Vittorio Emanuele III. Questa scena, se l'andate a rileggere, in questa scena trovate un Mussolini ferito, steso su un letto, che si lamenta della sua condizione di infermo davanti a un re in piedi di fronte a lui, in una sorta quasi di simmetria cristologica, in cui lui è gerarchicamente inferiore al re e tra l'altro lamenta la sua condizione di sofferenza. Il re ascoltava, deve soffrire molto, è un supplizio maestà, ma ci vuole pazienza. Come sta Mussolini? Non troppo bene, maestà. Ecco, il Mussolini del 30 non se lo può più permettere questo. Il Mussolini del 30 non è più il capo di governo di coalizione, ma è il duce d'Italia. È colui che ha anche un rapporto, diciamo, con Vittorio Emanuele III, che si è andato ovviamente a fondo modificando. Ora, questo diciamo esempio mussoliniano fa vedere come il ricordo personale venga tatticamente rielaborato nelle varie edizioni di questo testo per ragioni sostanzialmente strategiche, politiche e ideologiche. Andiamo nel testo, passiamo dal fascismo all'antifascismo, no? Nel testo classico della Grande Guerra, un anno sull'altipiano di Emilio Lussu. Voi sapete che il testo, questa memoria che però diciamo anche dei tratti romanzeschi di Emilio Lussu, venne pubblicato nel 1938 in Francia, perché Lussu era un esule antifascista. Quando lui scrive questo testo, inserisce un'introduzione in cui ci tiene a sottolineare il fatto, e cito, «Mi sono spogliato della mia esperienza successiva e ho rievocato la guerra così come l'abbiamo realmente vissuta», cioè insiste sul fatto che quello che lui racconta non ha le interferenze dell'antifascismo sostanzialmente, ma vuole essere più veridica possibile rispetto all'esperienza vissuta. Anche se poi stilisticamente è un libro che subisce, che è passato attraverso 20 anni di letteratura, 20 anni di letteratura che hanno visto in mezzo, e professor Tortora lo sa bene, visto che ha di recente pubblicato un libro, il 29, la svolta del 29, Moravia, il realismo degli anni 30, ma tutto quello che è successo in quei 20 anni, è inutile starlo qui a sintetizzarlo. Ora, Lussu, chi conosce questo testo, sa che questo testo è una contronarrazione della Grande Guerra, cioè è una narrazione della Grande Guerra che va a decostruire tutto il mito della Grande Guerra che finora la, diciamo così, storiografia, parte, diciamo, settori più particolari, prima citato Malaparte non a caso, tendeva a dare. Soprattutto negli anni del fascismo, siamo, attenzione, nel 1938, in un momento in cui il fascismo fa propria la Grande Guerra e la narra come un elemento di forte potenza celebrativa perché gli serve per costruire la sua guerra. Il 1938 è l'anno in cui Mussolini va a inaugurare il sacrario, l'ossario di Stato al re di Puglia della Terza Armata, l'Invicta. Trovate su YouTube questa immagine del duce che guidando un aereo arriva al re di Puglia a inaugurare questa collina dei morti della Grande Guerra, l'unica armata, quella Invicta, non quella di Caporetto, chiaramente.
del generale Capello, non quella, e lo fa negli stessi giorni in cui stava firmando le leggi razziali. Ecco, Lussu in quel momento, in quel frangente, contronarra la grande guerra, che non è la guerra degli eroi, degli interventisti, di Vittorio Veneto, non è la guerra, no, la guerra festa, come la chiamava Isnenghi di Marinetti, o la guerra d'Annunziana, o anche quella di un Kobilek di Soffici. È la guerra di Lussu, cioè una guerra in cui gli alti gradi del comando sono descritti come dei folli che mandano a morte i propri, nel grande macello, i propri soldati, una guerra fatta di ufficiali alcolizzati, una guerra fatta di azioni suicide, una guerra fatta soprattutto di un forte scontro tra soldati, ufficiali di complemento e alte cariche del comando, quel contrasto, no, quella Caporetto come rivolta di cui appunto Malaparte aveva già parlato. Ma quanto, la domanda è, nel fare questa contronarrazione effettivamente Lussu non ci mette dentro il proprio antifascismo? Questo è il grande tema. C'è uno studio un po' datato per la verità, però secondo me ancora funzionale, di Nicolli e Pozzato, che hanno fatto una cosa piuttosto interessante, cioè hanno analizzato pagina per pagina il libro di Lussu confrontandolo con altre testimonianze di quel periodo, studi storici, diari reggimentali, documenti provenienti dall'archivio storico dell'esercito, e hanno evidenziato tre tipologie di brani nell'opera di Lussu, episodi che non trovano attestazione al di fuori di Lussu. Cioè, ci dobbiamo fidare di quello che ci racconta di lui, per restare al tema della verità. Episodi che trovano riscontro in altre fonti scritte, e dal confronto emerge che a volte Lussu si sbaglia, anche per un difetto della memoria, nel raccontare luoghi, giorni. In alcuni casi, per esempio interessante, carica di enfasi episodi che altri narratori raccontano in maniera molto più banale. C'è il classico e famoso, celebre, episodio di Santini che viene mandato a morte dal proprio ufficiale per tagliare con le cesoie il reticolato nemico, ma è un'operazione lapalissianamente suicida, che viene caricata da Lussu per mostrare la follia del comandante. In altre narrazioni dello stesso episodio di altri memorialisti della Brigata Sassari, quell'episodio è raccontato senza questa enfasi anti, diciamo così, militarista. E poi ci sono episodi, fatti, personaggi e situazioni che presentano probabili elementi di costruzione e di invenzione. Quindi questo ci dice, e torna alla domanda perché interrogarci su questo confine, da punto di vista di uno storico della letteratura, questo serve in primis per capire dov'è il confine tra verità e finzione, il grado di rielaborazione della realtà e anche a quale genere letterario ci troviamo di fronte, una memoria oppure una memoria romanzata. Da qui la domanda quanto Lussu si sia lasciato condizionare in questa contronarrazione dalla propria posizione antifascista. Il Lussu del 38 è il Lussu che ha vissuto il confino, è esule, antifascista, e sta portando avanti una battaglia antifascista su tre fronti. L'ha portata e la sta portando su quello organizzativo, con Giustizia e Libertà, su quello militare, con l'esperienza antifranchista in Spagna, e sul piano filosofico, con la riflessione saggistica che aveva scritto nel 1936 in Teoria dell'insurrezione. Ecco allora, e qui mi rimando a uno studio di una studiosa inglese, Elizabeth Leek, non possiamo, pur se Lussu ci dice il contrario, non vedere un'interferenza del proprio antifascismo militante, militare del 38 nella stesura di Un anno sull'altipiano. Non solo, ma secondo Elizabeth Leek, l'opera Un anno sull'altipiano è la più ricca e complessa nella produzione di Lussu e il culmine del suo pensiero politico, e va in qualche modo correlata alla sua tradizione politica, proprio della teoria dell'insurrezione, rappresentandone una sorta di esemplificazione narrativa. Quindi la rielaborazione narrativa e ideologica del vissuto ci dice che il testo con cui ci confrontiamo non è una memoria, ma è una memoria rielaborata che diventa anche pamphlet politico, riflessione politica.
Altro caso, penultimo caso, vediamo un caso invece interessante, cioè un caso in cui la rielaborazione del, narrativa del vissuto procede attraverso non un movente ideologico, ma un movente di autocensura. Qui si potrebbe esplorare sull'autocensura a fondo la letteratura della Grande Guerra, dallo stesso Malaparte a Frescura, a Gadda, allo stesso Gadda sostanzialmente, no? Però vi volevo proporre un caso di una scrittura popolare, perché è davvero curioso questo fatto. È il diario di guerra di Giuseppe Giuriati, che venne riscoperto negli anni 30 da Giovanni Comisso. In questo diario di guerra, nel taccuino che lui scrisse, che Giuriati scrisse in presa diretta nel 17, racconta il momento della cattura e lo racconta in un italiano estremamente sgrammaticato. Allora avevimo perso la nostra compagnia, chi girava di qua e chi di là, finalmente che mi hanno preso tutti i prigionieri, allora ormai erimo contenti perché avevimo salva la vita. E qui si entra in un tema tipico della Grande Guerra, l'idea che consegnandosi al nemico ci si salvava la vita. Andando nei campi di concentramento tedeschi o austro-ungarici ci si salvava la vita, che non erano i lager nazisti chiaramente, ma erano regolati dalla convenzione dell'AIA e quindi i soldati dovevano essere rispettati. Da qui tutte le conseguenze politiche in Italia che hanno riguardato la vicenda dei prigionieri di guerra, una vicenda tristissima su cui ha posto per la prima volta l'attenzione solo negli anni 90 Giovanna Procacci, una pagina tutta da ricostruire, e che è la famosa pagina che ha portato il generale Cadorna e il Comando Supremo a una politica contro la diserzione, tagliando tutti i viveri e i pacchi sanitari ai prigionieri di guerra, che ritroviamo anche in Gadda nel suo giornale, no? La fame che imperversa, e spingendo D'Annunzio a tacciarli di imboscati d'Oltralpe. Anche perché il prigioniero di guerra, tornando, soprattutto gli ufficiali, dovevano fare relazione, dovevano fare rapporto sulle motivazioni della loro cattura. C'era la condanna a morte, lo stesso Gadda farà rapporto a una commissione militare di Livorno, rapporto che è stato pubblicato, anzi per la prima volta nel 91, nella rivista Lingua e Letteratura. Quindi nel dopoguerra esprimere il fatto che cadendo in mano nemica si fosse provato gioia era pericoloso per la propria vita, e durante il fascismo era pericoloso perché si dava della guerra un'idea che non era quella che la narrazione fascista voleva. Si dava l'idea dell'Italia sconfitta, dell'Italia di Caporetto e non dell'Italia di Vittorio Veneto. E così, tornato a casa, il nostro Giuriati, che sente un po' il clima che c'è, riscrive il taccuino, ma per ragioni private, in bella copia, e in questa pagina, cioè nella bella copia del 20, sparisce la manifestazione di gioia per la cattura. Non c'è più. Quando nel 35 Giovanni Comisso trova questo diario e lo pubblica, la frase che abbiamo letto si trasforma totalmente. Ma io e il mio amico Fioretto e diversi ci siamo messi a piangere dalla rabbia di essere in quelle mani. Cioè la gioia per la cattura si è trasformata in disperazione. Ora, noi che leggiamo questo libro, lettori, ci inganniamo se lo guardiamo da storici. Pensiamo che Giuriati era disperato di essere stato catturato. In realtà solo un lavoro casuale, filologico, uno storico locale che si chiama Camillo Pavan ha ritrovato questo taccuino, ci fa capire che la verità era un'altra. Qui c'è proprio un caso di manipolazione, ma anche manipolazione linguistica. Questo libro non è un libro di Giuriati, è un libro di Giuriati e di Giovanni Comisso, che ne ha fatto l'editing, e quindi qui si rientra e si torna veramente al problema, da un lato dell'editing editoriale, ma dall'altro di chi è l'autore. Ritorniamo ai vecchi interrogativi post-strutturalisti: chi è l'autore di un libro? Ultimo caso che volevo proporvi oggi, invece entriamo più sul piano del romanzo. Questo libro, La città effimera di Giuseppe Scortecci, è un libro uscito nel 30 per l'editore Crippa di Milano,
Un libro che ha avuto delle recensioni positive da parte, per esempio, di Paolo Monelli, di Ugo Oglietti, e nasce da un'esperienza anche qui autobiografica, l'esperienza di prigionia di Scortecci. È un libro di prigionia. La città effimera è il lager effimero, perché poi viene smantellato con la fine della guerra. La cosa caratteristica di questo libro è che, se voi lo andate a leggere, praticamente non trovate nessun riferimento di tipo storico e geografico. Cioè, tant'è che Schettini, che lo ha ripubblicato negli anni 60, ha detto: questa storia potrebbe essere ambientata in qualsiasi epoca. Cioè, non c'è nessun riferimento a luoghi, paesaggi, città, nessun riferimento a tempi, giorni, nessun riferimento a nomi di personaggi. Il nostro Scortecci porta avanti un procedimento di astrazione tipizzante, cioè la prigione è la città effimera, la baracca dove stanno i prigionieri non è la baracca 15C di Tecchi, che è quella di Gadda, la baracca dei poeti, ma è la baracca, una qualsiasi baracca di qualsiasi campo di prigionia. I personaggi non hanno nome, sono tutti chiamati in base al ruolo che hanno dentro il campo: la sentinella, il novizio, il prigioniero, l'infermiere e via dicendo. Non solo, ma Scortecci, nella rielaborazione della propria memoria personale, porta avanti una chiara rielaborazione letteraria, e quindi porta avanti delle descrizioni in cui si sente tutta l'interferenza della cultura letteraria italiana. Questo libro è scritto nel 29, 28, 29 degli anni 20, si sente l'interferenza dell'espressionismo, ci sono molte deformazioni espressioniste, adesso ve le faccio vedere qualcuna, si sente l'interferenza di una certa cultura tedesca, no? Quella Neue Sachlichkeit, da cui poi sarebbe venuto fuori il calco neorealismo qua in Italia. Si sente l'interferenza del realismo magico, si sente l'interferenza di certi scenari metafisici, e quindi, se andiamo a leggere quelli là, troviamo innanzitutto delle immagini che sembrano venire dei quadri di Ernest Kirchner, no? Facce livide con bocche contorte, sorprese dal bagliore mentre urlavano, braccia minaccianti, torsi grigi, no? Queste immagini violacee da quadro espressionista. Dicevano il novizio, non ci sono mai nomi, la bocca sporgente, la bocca sporgeva, quindi questa, diciamo, eccedenza fisica tipicamente espressionista, o ancora la spinta zoomorfa, continuo uso di metafore in cui gli esseri umani sono confrontati a animali, in questo caso scimmie. Ecco, quindi, diciamo, l'operazione di Scortecci è un'operazione che, partendo dalla propria memoria personale, la rielabora con una forte spinta letteraria e narrativa, subendo le interferenze di tutta una cultura letteraria che non è più quella della Grande Guerra, ma è la letteratura italiana degli anni venti. Quindi questo libro è un libro che appartiene alla cultura della Grande Guerra, ormai siamo già nella cultura degli anni 30, esce nel 30. Ed è curioso che nella prima edizione, quella che vi ho fatto vedere prima, ecco, La città effimera, il libro viene presentato in maniera un po' anomala, cioè il lettore non capisce che cosa ha di fronte. Quando viene ripubblicato nel 31 da un altro editore, non più l'editore Crippa ma l'editore Alpes, compare sotto Romanzo di prigionia. Quindi il libro passa dall'essere un genere indistinto, forse una memoria, forse no, a romanzo di prigionia. E quindi subisce anche una metamorfosi, diciamo così, di genere. E di nuovo, torno, no, alla domanda che avevo posto prima, il problema che queste narrazioni pongono allo storico è un problema di veridicità. Quanto possiamo considerare attendibili le fonti testimoniali, visto che subiscono delle interferenze della più varia natura? Per lo storico della letteratura queste problematiche riguardano proprio il riflettere sul grado di rielaborazione narrativa, sull'elemento finzionale, sull'appartenenza a un genere. Abbiamo visto due casi in cui riflettere su questo ci spinge verso
la strategia del romanzo, ma è ambiguo anche questo, perché se è ben chiaro il fatto, e qui mi rifaccio alle categorie interpretative di Lejeune, se nel Vent'anni di Corrado Alvaro è un romanzo, perché il protagonista ha un nome diverso dal narratore, quello di Scortecci, in realtà facendo appunto ricorso alla tassonomia di Lejeune, no? Quello del patto autobiografico, è ambiguo, perché rientrerebbe in quello che Lejeune chiama nome del personaggio zero, sotto caso patto zero, cioè tutti quei testi che il lettore può leggere nel registro che ritiene più opportuno. Cioè è il lettore che decide se quello che sta leggendo è una memoria o un romanzo. E qui torniamo alle problematiche di nuovo post-strutturaliste e calviniane del ruolo del lettore nel senso di un testo. Dunque, concludo dicendo che quello che appunto volevo proporvi oggi era partire dalla, ricordiamo, no, il triangolo di prima, dalla storia, la Grande Guerra, che viene rielaborata attraverso il filtro dell'autobiografia in una serie, con l'interferenza di tutta una serie di componenti che possono andare da quelle ideologiche a quelle letterarie, a quelle dell'autocensura, ad altre che non abbiamo avuto modo di vedere, psicologiche, per esempio etiche, morali, per arrivare a una narrazione che per lo storico pone un problema di inattendibilità, per uno storico della letteratura pone altri ordini di problemi. Di certo l'opera letteraria ha un valore diverso, in fondo ci interessa poco come critici letterari se Lusso ci racconta la verità o meno, l'importante è che se il suo libro sia effettivamente un'opera letteraria. E qui chiudo con una citazione del grande uomo ombra della Grande Guerra che non ho analizzato, che è Gadda, che però riflettendo anni dopo sul neorealismo, no, dirà come sia importante che la rielaborazione letteraria consenta non tanto di raccontare il fatto, la cronaca, ma quello che sta dietro il fatto, la sua dimensione numenica, come dirà Gadda. Io chiedo al romanzo che dietro due ettogrammi di piombo, la cronaca della storia, ci sia una tensione tragica, una consecuzione operante, un mistero, forse le ragioni o le irragioni del fatto. Il fatto in sé, l'oggetto in sé, non è che il morto corpo della realtà, il residuo fecale della storia. Grazie. Io ringrazio Giorgio Nisini che di fatto ha proseguito proprio dove ci eravamo lasciati ieri sera, cioè su quella tensione non risolta tra finzione e realtà, tra finto e falso, tra storia e letteratura, tra storia e fiction. Mentre tu parlavi, mi sono puntato una serie di parole chiave, tutte enormi, canone, il problema del canone della Grande Guerra, che mi do l'assist da solo rispetto a quello che dirò, però che è molto diverso dalla costruzione del canone della resistenza, il problema ideologico, il problema del filtro letterario, di come il filtro letterario rielabora la memoria, l'autobiografia, e più in generale un'inattendibilità storica che diventa invece attendibilità ideologica, che diventa attendibilità del vissuto, di superamento del residuo fecale della storia, insomma, per dire, e dei famosi ettogrammi di piombo che stanno dietro la scarica di Mitra. Ti ringrazio e mi do la parola. No, questo sei tu. Allora, buongiorno. Riprendo un po' da dove ci siamo salutati adesso con Giorgio Nisini. Con una premessa, data la natura dell'incontro,
mi sono posto due problemi. Uno che mi pongo da diverso tempo ogni volta che mi trovo in un incontro con gli insegnanti, cioè la sciagura o la fortuna, insomma, questa seconda delle prospettive che vogliamo avere, delle 15 ore di educazione civica che sono finite all'interno dell'insegnamento curricolare, che possono essere il drammatico cerino che ci si passa tra docente e docente vedendo chi prende quello più corto o possono essere anche, non voglio dire necessariamente una prospettiva, ma insomma possono essere anche declinate diversamente. In genere quando si parla di educazione civica e letteratura, il nome di Levi immediatamente si impone, anche giustamente, non voglio, cioè, figuriamoci, però penso che si possa fare anche una riflessione più generale, che adesso sintetizzo in una battuta soltanto per chiarirci. Sono fermamente convinto, e in fondo le relazioni di ieri, anche quella di oggi di Giorgio, lo dimostra, che lo specifico letterario è più che sufficiente per l'insegnamento, per un'educazione civica, cioè che all'interno del testo letterario anche quello che non necessariamente si confronta con la storia, poi naturalmente quello che si confronta con la storia è molto di più, è evidente, però vengono messe in gioco categorie morali, civili, il senso di comunità, il senso di storia, il senso di Stato, il senso il dissidio tra legge e giustizia, che sempre, insomma, in qualche modo ci poniamo davanti, che si pongono davanti ai nostri ragazzi, quante volte, no? Si pongono di fronte al bivio se è meglio fare una cosa giusta ma illegale o contro le regole o rispettare le regole e commettere un'ingiustizia nei confronti di un amico, collega e via dicendo, no? Ora queste dinamiche naturalmente si hanno ancora di più quando ci confrontiamo con testi che in qualche modo intrattengono rapporti con la storia o in qualche modo addirittura arrivano al romanzo storico. Onestamente, di fronte alla definizione di romanzo storico, per quanto riguarda alcuni momenti della storia, sono più cauto, sebbene concordo con quanto diceva ieri anche Roberta Colombi, che il romanzo storico in qualche modo c'è sempre. Tu citavi il Mulino del Po, ma lo stesso Bacchelli aveva pubblicato Il Diavolo al Ponte Lungo, che è proprio una struttura tipica del romanzo storico. È anche vero che poi ci sono dei momenti in cui, come dire, fa più massa, altri meno. E per quanto riguarda la Grande Guerra, è difficile capire, no, se ci troviamo all'interno di uno stretto romanzo storico o di romanzi che si intrattengono con la storia. La seconda questione che pongo accanto a quella dell'educazione civica è invece, in questo senso mi davo l'assist da solo riprendendo le tue parole, il problema del canone del romanzo della resistenza. Anche qui dico subito, utilizzerò il termine romanzo della resistenza, romanzo resistenziale, non neorealismo, in quanto, poi ci tornerò tra breve, sono convinto che in qualche modo, dovendo proporre una periodizzazione, le periodizzazioni sono sempre delle violenze che si compiono, però volendo compiere una periodizzazione, credo che davvero con Gli indifferenti di Moravia o col romanzo degli anni 30, insomma, si inizi una stagione realistica in cui il realismo è dominante accanto ad altre correnti che sono assolutamente antirealistiche, ma insomma è dominante fino agli anni 60, se vogliamo scegliere delle date simboliche, il 29, Gli indifferenti, il 63, anno Smirabilis, per tanti motivi, Avanguardia, Calvino che scrive l'ultimo romanzo lineare e così via, ma ora su questo ci tornerò. E sono convinto però che il romanzo della resistenza, il romanzo resistenziale, faccia parte di questa grande arcata, sebbene con modi diversi. Però dicevo, il problema del romanzo della resistenza, cioè il problema, se la questione che mi colpisce sempre ogni volta che si parla di romanzo resistenziale o romanzo della resistenza è il seguente: che se dovessimo, così senza pensarci, dire qual è un modello dell'eroe, della narrazione, il modello ideologico che regge il romanzo della resistenza, beh, dovremmo dire un eroe a tutto tondo, un eroe forte, un eroe ideologicamente consapevole, un eroe che cresce, un eroe che fa parte di una comunità che per la prima volta, forse per la prima volta, insomma, che in un momento importante decide di prendere le armi e opporsi non solo all'invasore, ma anche a coloro, agli italiani che decidono di appoggiare i nazisti. Eppure,
se questo è vero, effettivamente, se noi dovessimo mettere su una bilancia il numero di pagine scritte con questo format, che ha il suo modello, lo dico subito, nell'Agnese va a morire, il romanzo ufficiale della Resistenza, adesso per intenderci, però dicevo, se dovessimo mettere su una bilancia, sicuramente questo tipo di modello è predominante da un punto di vista quantitativo, ma se io entro in una sala insegnanti o in un consiglio di dipartimento di italianisti e chiedere quali sono gli autori del canone della Resistenza, credo che, insomma, al di là dei gusti personali, che il nome di Calvino, il nome soprattutto di Fenoglio, si imporrebbero. È legittimo credere che si imporrebbero. Calvino e Fenoglio, che naturalmente non presentano eroi ideologicamente consapevoli, non presentano eroi a tutto tondo, spesso non presentano eroi che crescono, eccetera eccetera, e ora ci tornerò. Allora, quello che appunto mi interessa in qualche modo così compiere qui, anche da offrire come modello da su cui riflettere in classe, cioè, o perlomeno non necessariamente su cui riflettere in classe, ma con cui riflettere con i colleghi delle scuole superiori, che poi faccio una pausa, ma non mi ricordo quale studioso disse che se tra 500 anni ci sarà un antropologo che studierà l'uomo del Novecento, non dovrà presumere che l'uomo del Novecento conosce l'atomo alla perfezione, ma lui dovrà conoscerlo. E credo che quella è la questione con cui noi ci confrontiamo sempre a scuola o nelle classi universitarie. Non diciamo tutto quello che sappiamo, molte cose in qualche modo dobbiamo saperle senza portarle in classe. Ecco, allora l'operazione che volevo fare era proprio questa, di riflettere su questa doppia velocità che c'è all'interno del romanzo della Resistenza, tra quello che adesso per brevità chiamo romanzo ufficiale, L'Agnese va a morire, e invece il canone che si è imposto di abbozzare una risposta sui motivi per cui si impone, al di là di quelli strettamente estetici. Dicevo che che dovendo periodizzare il Novecento, quello narrativo intendo, effettivamente, insomma, negli anni 30 cambia l'aria. Cambia per tanti motivi, motivi strettamente accidentali biologici. Svevo muore nel 28, Pirandello, che morirà qualche anno più tardi, però nel 25-26, smette la sua carriera di romanziere e di fatto si dedica al teatro, molto più redditizio, al cinema, molto più redditizio. Tozzi era già morto, Gadda aveva uno dei suoi circuiti assolutamente particolari, insomma, in qualche modo, e D'Annunzio era di fatto confinato nel Vittoriale e monumentalizzato. Cioè, che cosa voglio dire? Che la grande generazione degli anni 60, o anche quella più giovane, insomma, di fatto aveva esaurito la sua spinta propulsiva, e per tutta una serie di motivi anche proprio pratici noi assistiamo a un cambio generazionale. Effettivamente tra il 29 e gli anni 30 esordisce la generazione degli anni zero, Moravia, Vittorini, in parte riesordisce anche Alvaro, perché avendo firmato lui il manifesto degli intellettuali antifascisti era di fatto stato escluso, poi con una serie di contatti e anche complice Margherita Sarfatti, molto vicino al Duce come sappiamo, riesce a rientrare in circolo, deve scrivere un paio di articoli sulla stampa di Maggio al Duce, e poi nel 29 e 30 pubblica 4 libri, Bernari e così via, insomma Pavesi esordisce in quella generazione, in quel momento lì. Cioè, noi assistiamo a un cambio generazionale. Un cambio generazionale che, tra l'altro, è, lo dico arrossendo, avendo davanti a me Alberto Cadioli, è anche un cambio di mercato editoriale. Proprio Alberto Cadioli ricordava in un libro importante dell'80, spero di non sbagliare la data, L'industria del romanzo, che nel 1925 inizia un'inversione di rotta nelle vendite editoriali e il romanzo comincia a diventare il genere principale. Cioè, noi abbiamo nella gerarchia dei generi un cambio che si esita, insomma, a partire dalla seconda metà degli anni 20 e che di fatto continuerà fino alla fine degli anni 60. Il 68 è l'anno in cui la saggistica in qualche modo blocca il romanzo. Cioè, che cosa voglio dire? Che il romanzo diventa il genere per tutti.
Cioè noi abbiamo una fascia, una comunità di lettori che cresce, che sono nuovi lettori peraltro. Questi nuovi lettori ovviamente possono investire molto più facilmente sul romanzo che non sulla poesia. Il romanzo forse smette di essere genere proscritto, di essere genere inferiore. Molto banalmente, una cosa che ricordo sempre agli studenti, fino alla generazione di Svevo, Pirandello, il letterato è poeta. Lo stesso Pirandello scrive poesie, Tozzi scrive poesie e poi fortunatamente smette, Gadda scrive poesie. L'unico è Svevo, che a parte è una testimonianza di versi martelliani di giovani, che però non sono arrivati a noi, ma insomma gli altri scrivono tutti poesie. Ecco, la generazione di Moravia, sebbene anche Moravia abbia scritto poesie, però è una generazione che non sente più l'esigenza del dazio, cioè può scrivere romanzi senza sentirsi senza sentirsi inferiore. E ora dico perché tutto questo rientra a che fare con il romanzo della Resistenza. Ecco, allora, e tra l'altro il dibattito sul romanzo che era partito dagli anni 20 in poi, c'erano ancora dei residui antiromanzeschi, ma sostanzialmente era un dibattito all'insegna del realismo. Tutti gli interventi di Cagliumi, di Prezzolini, dello stesso Montale, di Iovine, insomma adesso li cito proprio a peso, insomma in qualche modo testimoniano l'esigenza di ritornare al realismo, tra cui lo stesso Moravia. Ora, perché dico questo? Perché questo, lo sottolineava anche Giorgio prima, fa sì che la narrazione finzionale, il romanzo, il raccontare, per scritto naturalmente, cominciano a diventare sempre di più sempre di più a far parte dell'immaginario collettivo. Cioè, in qualche modo, almeno c'è una fascia di lettori, ovviamente siamo con fasce di analfabetismo fuori controllo ancora adesso, però in quella società ristretta, vediamo che è una società ristretta che progressivamente si sta allargando e che accetta, diciamo, di investire un piccolo obolo di soldi e 30, 40, 50, 60 ore di tempo, quanti ci vogliono per leggere, un'opera per leggere romanzi, cioè per leggere storie finte. Questa dimostrazione che quindi in qualche modo noi abbiamo sempre di più una generazione, ed è un momento particolare perché i nuovi entranti leggono romanzi e i colti cominciano a prestare attenzione al romanzo. Prima i colti lo vedevamo 100 anni fa nelle riflessioni che avete fatto voi ieri, non ci pensavano minimamente a leggere romanzi. Lo stesso Manzoni si deve giustificare in mille modi per aver scritto romanzi. Quindi il romanzo diventa il genere principale, che forse non lo era ancora dopo la Grande Guerra. Ovviamente c'è un romanzo, adesso non siamo qui a dire l'ovvio, però in qualche modo negli anni 30 comincia a prendere forma questa nuova gerarchia dei generi, per cui il romanzo, come dire, si possono leggere romanzi per ottenere verità, o verità fattuali, o verità, ciò che sta dietro il residuo fecale della storia. Ora, brevemente, il romanzo degli anni 30, che cosa ci propone? Un narratore nuovamente attendibile, tanto Svevo aveva costruito questo geniale narratore che è Zeno, che mente deliberatamente, ma ce lo fa sapere soltanto alla fine, quindi scippandoci le 500 pagine lette, ma anche Mattia Pascal mente dopo poche pagine, ho conosciuto mio padre, no scusate, non ho mai conosciuto mio padre, e dichiara questa menzogna per dire al lettore che lui mentirà. Oltre a tante spie che noi abbiamo. Ma insomma, il romanzo degli anni 30 invece è un narratore tendenzialmente eterodiegetico, ma soprattutto quello che mi interessa è un narratore attendibile, un narratore che non insegue l'analisi psicologica allo sesso, ma ritorna a una descrizione, ecco, io dico sintetica dell'interiorità, descrive la punta dell'iceberg, consapevole sì che c'è molto altro, ma che quel molto altro non è conoscibile, l'inconscio adesso per brevità lo dico, e qui quindi non va indagato. E tra l'altro descrive, usa un narratore che ha molte caratteristiche verghiane, cioè lascia tutta una serie di spie linguistiche che testimoniano una contiguità
con la comunità a cui appartiene. Questo è evidente in Alvaro, in Gente in Aspromonte, ma è ancora più evidente, o meglio, più importante che sia evidente, negli Indifferenti di Moravia. Cioè lì dove la narrazione, la lingua è borghese, è standard, noi vediamo che anche il narratore utilizza dei piccoli tic, foriesterismi ad esempio, sono i più classici, o termini alla moda per dire faccio parte della stessa comunità. Comunque la cosa più importante è un narratore attendibile che quindi che consente al lettore di dire arrivo alla verità del testo, mentre Zeno ci impedisce di arrivare alla verità del testo. Noi non sappiamo se davvero lui voleva ammazzare o non ammazzare Guido. La bellezza della coscienza di Zeno è proprio questo, che noi possiamo rileggere ogni anno, due, tre, quattro volte all'anno la coscienza di Zeno, quella cosa non la sapremo mai. Noi possiamo leggere 100 volte la coscienza di Zeno e non sapremo mai chi è il bambino che lui vede all'inizio, che è così importante, perché è la prima cosa immagine che gli viene in mente. E via dicendo. Viceversa, nel romanzo degli anni 30 noi abbiamo il ritorno alla verità, cioè la verità del testo. Io leggo una storia e, come dire, sospendendo la naturale incredulità, come diceva Coleridge, leggo una storia finta, l'accetto per vera, arrivo a capire quello che è successo. Punto secondo, il romanzo è lineare. Tendenzialmente l'intrentreccio è favola, cioè non c'è questa grande separazione e il romanzo segue un ordine tendenzialmente cronologico. Terzo grande elemento, questo lo individuava già Ferretti in tempi non sospetti, una latente protesta sociale. Giorgio Nisini prima di me ha usato il termine contronarrazione, tra l'altro negli stessi anni, negli anni 30 peraltro, però per la Grande Guerra, ma una contronarrazione sia anche nei confronti del fascismo. Alvaro che parla di Ermafrodito, che cosa ci sta dicendo? Di una sessualità diversa, ma anche Moravia che ci parla dei rapporti sessuali di Carla, sta in qualche modo aggredendo il regime e via dicendo. Ora, e poi abbiamo il protagonista, scusate, e su questo mi spendo due parole perché sono quelle che mi serviranno. Ora, il protagonista tendenzialmente del romanzo degli anni 30 è un inetto. Noi per anni abbiamo letto nei manuali che la coscienza di Zeno ci testimonia, ci riporta un inetto, però quell'inetto di Zeno è uno che si sposa, fa due figli, ha un amante, è ricco, riesce a mantenere tutto il suo capitale e ammazza pure il cognato. Che, voglio dire, a livello di inettitudine, io forse starei un pochino attento. Anche Pascal è un inetto, ma è uno che va al casinò, gioca disperatamente, assiste al suicidio del francese, poi vuole scappare, poi insomma ha una vita molto più avventurosa della mia, Mattia Pascal, devo dire, adesso non so, forse, ma la Vasia, no, non mi voglio sottovalutare, poi c'è Malavasi che mi riscatta, invece che lui è un grande avventuriero, sto registrando, ma lui, lei se la vedrà con i miei avvocati, no, ma questo per dire, adesso al di là dei pessimi show che faccio, però, perché c'è stata una narrazione sul... voglio dire, sul primo Novecento all'insegna di un'inettitudine che non è giustificata dai testi, mentre l'inetto, cioè l'incapace, quello che inciampa su se stesso, si ha nel romanzo degli anni 30. Michele potrebbe fare qualunque cosa per bloccare il furto della villa, eppure non lo fa. E tra l'altro non viene neanche spiegato perché non viene fatto. Carla pure potrebbe evitare... E via dicendo, lo stesso abbiamo con Bernari, con Brancati, adesso non voglio passare in rassegna a tutti. Allora, tutto questo che cosa ci crea? Che quando noi ci troviamo nel 1945, quindi il giorno dopo, il 26 aprile del 1945, diciamo, come giocando con le date, in qualche modo noi abbiamo un mercato editoriale pronto per i romanzi, abbiamo un mercato editoriale che privilegia romanzi lineari, abbiamo un romanzo, un mercato editoriale che ha anche potenzialmente dei lettori, naturalmente dopo il 45 le vendite calano, non c'è la carta, non ci sono le case editrici, non ci sono i soldi dei lettori, cioè intendiamoci, però comunque sia è un mercato che può reggere che in qualche modo guarda verso il romanzo. Il romanzo come genere di consumo letterario privilegiato. Però che tipo di romanzo?
E questo colpisce, lo ricordo solo per gli insegnanti, no? Noi tutti sappiamo che il gran rifiuto, insomma, che Levi, che ha scritto forse uno dei capolavori, con Se questo è un uomo, fu costretto, insomma, riuscì a pubblicarlo solo da Da Silva, grazie alla mediazione di Antonicelli. Beh, in qualche modo Levi non riesce a pubblicare Se questo è un uomo. Ma perché non riesce a pubblicare Se questo è un uomo? Perché Einaudi prende una cantonata, in parte sì, la storia dice questo, però in realtà non riesce a pubblicare Se questo è un uomo perché non è, cioè, il 1945, 46, 47 e così via non sono gli anni della retorica, lo uso in senso tecnico, intendiamoci, retorica della vittima, sono gli anni della retorica dell'eroe. Banalmente, a caldo, negli anni 40, io ho contato, e me ne saranno sfuggite molte, quindi chiedo scusa, ma non più di 7-8 memorie legate ad Auschwitz e ai campi di concentramento ebrei, la maggior parte dei quali, tra l'altro, di donne, che è un caso curioso all'interno di un campo letterario che è prevalentemente maschile, e poi prevalentemente, come posso dire, di tipo autobiografico, e lo stesso Levi ha iniziato il primo ingresso nel mondo della letteratura della Shoah è con un referto medico sulle condizioni mediche di Bonowitz. Mentre se noi scegliamo Mauthausen, quindi l'eroe politico, colui il quale si è posto, noi vediamo che Einaudi ne ha pubblicati, ma non solo Einaudi, Bompiani, c'è un po' Aietta, e ce ne sono molti diversi, molti più compiuti. Allora, voglio dire, ci troviamo quindi in questo mercato editoriale in cui c'è un romanzo lineare, insomma, disposto ad accettare un romanzo lineare, un romanzo con un narratore attendibile, una comunità di lettori disposta ad investire su tutto questo in tempi ideologici che in qualche modo vogliono sentire parlare di eroi, che in un momento di grandissimo ottimismo. Per questo, ad esempio, uno dei grandi rifiuti è Il mondo è una prigione di Guglielmo Petroni, romanzo che neanche oggi nessuno legge, nonostante Feltrinelli l'ha riproposto, ma la cosa che colpisce è che nel 1960 Il mondo è una prigione di Guglielmo Petroni viene pubblicato, vince il premio Prato per la Resistenza come miglior romanzo della Resistenza uscito dalla Resistenza. Ora, non si tratta qui di dire è bello, brutto come libro, questo lo lasciamo ad altre sedi, però colpisce che un romanzo, un libro, che nel 48 era pronto e viene rifiutato da Einaudi, Moravia cerca di farlo pubblicare, Petroni non ci riesce e trova il blocco. E perché trova il blocco? Perché Guglielmo Petroni racconta l'internamento di Via Tasso e, uscendo da Via Tasso, rimpiange la fratellanza che c'era dentro il carcere. Perché Petroni racconta che il suo cammino da Roma a Lucca viene fatto con i contadini che non vogliono dargli ospitalità, perché hanno paura, e alla fine uno disperato lo fa dormire praticamente in piedi, conficcato nel terreno a 2 gradi sotto zero. Quindi non racconta quest'Italia epica che, unita mano nella mano, si accinge a costruire l'Italia repubblicana. Tutt'altro, tant'è vero che dice è il mondo una prigione, non Via Tasso. Io in Via Tasso ho trovato la fratellanza. Un romanzo come questo non trova assolutamente spazio. Poi verrà pubblicato sulla rivista Botteghe Oscure, che non ha nulla a che fare con il PC, e poi da lì, con questa spinta, Mondadori, che è tra l'altro editore molto più generalista, quindi molto più disposto ad accettare pubblicazioni diverse, in qualche modo riesce a trovare una sua via e anche ad essere presto dimenticato. Allora, questo fa sì che gli anni del 40, diciamo, immediatamente dopo la guerra, diciamo, al 45, sicuramente sono una serie di passaggi. Il 45 inizia l'epica della Resistenza, ma è anche la prima umiliazione per i partigiani, che devono riconsegnare le armi, e tutte le memorie dei partigiani raccontano la delusione quando arrivano finalmente nella città liberata e si accorgono che è già in moto un meccanismo volto a dire che non sono loro gli eroi, ma gli eroi sono gli alleati e loro in qualche modo
gli aiutanti, e che comunque insomma non sta a loro, che loro hanno liberato, ma gestiranno altri. E poi naturalmente la sconfitta elettorale del 48 in area marxista segna una grande catastrofe, eccetera, eccetera. Però al fronte di tutto questo noi continuiamo ad avere, come dire, un'epica. Cioè in qualche modo vengono pubblicati tantissimi libri in quella direzione. Libri, uso il termine libri perché vengono pubblicati sia romanzi sia memoria. Alcune tra l'altro molto belle, per esempio quella di Giorgio Bocca, soprattutto nelle parti meno descrittive di grande suggestione. Tant'è vero che poi Calvino, nel ricordare quello che è stato nella prefazione alla seconda edizione del Sentiero dei Nidi di Ragno, il 64, dice: questo ci tocca oggi, soprattutto la voce anonima dell'epoca, più forte delle nostre inflessioni individuali ancora incerte. L'essere usciti da un'esperienza, guerra civile, che non aveva risparmiato nessuno, stabiliva un'immediatezza di comunicazione, tra lo scrittore e il suo pubblico. Si era faccia a faccia, alla pari, cariche di storie da raccontare, ognuno aveva avuto la sua, ognuno aveva vissuto vite irregolari, drammatiche, avventurose, ci si strappava la parola di bocca in bocca. La rinata libertà di parlare fu per la gente al principio smania di raccontare. E poi più avanti, il neorealismo non fu una scuola, fu un insieme di voci in gran parte periferiche, una molteplice coperta delle diverse Italie. Il linguaggio, lo stile, il ritmo avevano tanta importanza per noi, per questo nostro realismo che deve essere il più possibile distante dal naturalismo. E poi avanti dirà: non c'erano stilisti più incalliti di noi. E l'altro problema, infine, che pone, quindi fondamentalmente Calvino dice tante cose, ma quindi sottolineo tre: uno, il neorealismo non fu una scuola, questo. Due, il neorealismo è nello stile. Tre, però, pone anche un problema ideologico, cioè il rapporto tra personaggio, che è il portavoce contenutistico dell'azione, e autore. L'identificazione tra me e il protagonista era diventato qualcosa di più complesso. Il rapporto tra il personaggio del bambino Pin e la guerra partigiana corrispondeva simbolicamente al rapporto che con la guerra mi ero trovato ad avere io. L'inferiorità di Pin come bambino di fronte all'incomprensibile mondo dei grandi corrisponde a quella che nella stessa situazione provavo io come borghese. E la spregiudicatezza di Pin, per via della tanto vantata sua provenienza dal mondo della malavita, che lo fa sentire complice, quasi superiore verso ogni fuorilegge, corrisponde al modo intellettuale di essere all'altezza della situazione, di non meravigliarsi mai, di difendersi dalle emozioni. L'altra cosa che dice Calvino è: io come intellettuale borghese mi sentivo inferiore ai partigiani proletari, perché la guerra resistenza è anche una guerra proletaria, la guerra di tutti, e tuttavia è anche una guerra proletaria, e i proletari sapevano fare cose che io non sapevo fare. E nello stesso tempo, quindi sono il bambino Pin, e nello stesso tempo ero superiore perché l'intellettuale non si stupisce mai, sa sempre interpretare, e in effetti tutti i comandanti erano tendenzialmente intellettuali, cioè appartenenti a un ceto elevato. Pin che è superiore perché viene dalla malavita vera. Ora, quindi da una parte noi abbiamo Calvino, su cui adesso tornerò, che dice: guardate che attraverso, adesso quello che mi interessa, che dice: guardate che nella rappresentazione del personaggio l'autore, attraverso il filtro del narratore, testimonia la sua posizione ideologica. Allora, e ho detto anche che fondamentalmente ci sono due modelli: da una parte l'Agnese va a morire di Viganò, e dall'altra Calvino e Fenoglio. Poi ce ne sono tanti altri, adesso isoliamo i casi. Allora, per arrivare verso la chiusura, ma con gli esempi sostanziali. Nel caso di Viganò, la posizione ideologica del narratore o della narratrice forse è abbastanza esibita. Leggo la citazione e poi ne parliamo.
I tedeschi non sapevano che fra gli uomini e quelle donne in giro, fra la neve, molti, quasi tutti, erano partigiani. Staffette inviate con un ordine nascosto nelle scarpe, dirigenti che andavano alle riunioni nelle stalle dei contadini, capi che preparavano l'azione dove nessuno l'aspettava. La forza della resistenza era questa, essere dappertutto, camminare in mezzo ai nemici, nascondersi nelle figure più scialbe e pacifiche, un fuoco senza fiamma né fumo, un fuoco senza segno. I tedeschi e i fascisti ci mettevano i piedi di sopra, se ne accorgevano quando si bruciavano. Questa è la voce del narratore, esterna, cioè in qualche... ed è una voce che tecnicamente sta raccontando, sta descrivendo, sta riportando quanto accade, cioè i tedeschi non sapevano come si comportavano i partigiani si camuffavano e nello stesso tempo, non sto qui a sottolinearlo, c'è una, come dire, un trasporto ideologico evidente, senza filtri, e questo si vede sia da un punto di vista stilistico, una paratassi molto forte, con, priva di subordinate, con una serie di principali che si affiancano l'una alle altre proprio per dare, come dire, sia un senso di velocità, ma sia di, per avere un patto con il lettore non deve avere difficoltà di lettura, e poi naturalmente anche nella parte più commentativa, la forza della resistenza era questa, essere dappertutto, camminare in mezzo ai nemici, in cui ci sono gli infiniti che sostituiscono e subentrano ai tempi finiti, un fuoco senza segno e in cui poi insomma, i fascisti non se ne accorgono e ci mettono i piedi sopra e bruciano. L'altro aspetto, insomma adesso salto sulle citazioni, l'altro aspetto è dedicato ad Agnese. Ora, ricordiamo tutti che Agnese all'inizio del romanzo è una lavandaia che non ha alcuna consapevolezza politica, anzi non sa nemmeno che suo marito Palita è un membro del Partito Comunista clandestino, e di fatto inizia il suo cammino ideologico a seguito della violenza nazista, cioè quando Palita viene portato e messo sul treno che lo porterà, prima arrestato e poi messo sul treno che lo porterà in Germania. E in quel momento inizia una crescita che è una crescita innanzitutto militare. All'inizio Agnese deve tenere la radio per consentire ai partigiani poi di andare ad ascoltare Radio Londra, poi comincerà in qualche modo a tenere dei messaggi, e poi con una mossa assolutamente non premeditata uccide un tedesco, tra l'altro con il mitra rovesciato, quindi dandoglielo in testa, e uccide un tedesco non per un motivo politico, ma perché il tedesco ubriaco gli aveva ammazzato la gatta, che era tra l'altro l'oggetto, transfert del marito. E lei a quel momento prende, lo ammazza e poi scappa. E raggiunge i partigiani, e tra l'altro è disperata perché dice: ho fatto un casino, ho fatto un disastro, scusatemi, dice ai partigiani, e i partigiani rispondono a mo' di un'accoglienza, qui la retorica però è evidente, ci mancherebbe che uno si deve scusare per aver ammazzato un nazista, hai fatto la cosa giusta. E a quel punto la crescita di Agnese è senza fine. Prima diventa staffetta, poi capo delle staffette, e fino a che non farà l'ultima scena in cui morirà. Tra l'altro il titolo del libro, no, dice subito al lettore che cosa accadrà. L'altro aspetto però che mi interessa è la crescita ideologica, perché Agnese all'inizio non sa nulla, non sa nemmeno che esiste un partito comunista clandestino, che non sa nemmeno che esistono i partigiani, forse, e poi acquista sempre di più potere, fino ad avere sia potere, sia una consapevolezza ideologica militare, quando rimprovera il comandante di aver rinchiuso i partigiani e lì a Comacchio, isolati, che chiaramente sono nervosi perché hanno paura, perché si sentono nel ghetto, i partigiani hanno bisogno dell'azione, ma soprattutto da un punto di vista ideologico, quando a un certo punto lei dirà: ma perché facciamo la resistenza? Facciamo la resistenza perché un giorno i figli dei proletari possono avere il pane caldo come il figlio dei padroni, perché i figli dei poveri potranno avere le scarpe nuove come i padroni, e così via. Cioè, in qualche modo
noi abbiamo un personaggio che sa che deve cacciare i nazisti e sa che la resistenza non finirà, che la resistenza deve continuare anche dopo. È perfetta. Tra l'altro Agnese non sbaglia mai, questo è l'altro, anche quando fa l'errore politico, cioè ammazzare un tedesco che poi si incendia tutto, ma invece viene riscattato. È un personaggio tutto tondo ed è, e questo Falaschi l'ha scritto, però è molto importante, non soltanto sulla Vigano, ma in genere, cioè è il personaggio martire, e quindi in qualità di martire effettivamente lei cede la vita per un bene superiore. Tra l'altro anche la morte di Agnese è una morte non eroica, perché muore in battaglia. Ricordiamoci che Fenoglio non riesce poi a rappresentare queste morti fino in fondo, mentre, scriviamoci, Renata Viganò, non mi sembra vero. Ma perché, per un gesto di generosità, cioè lei sa che c'è un appuntamento con un altro partigiano, ma il colpo è fallito, quindi si può non andare, e lei decide comunque di andare a portare il messaggio all'altro partigiano per dirgli che è tutto rinviato. Quindi qualcosa di evitabile. Ma lei sa quanto è faticoso aspettare, quanto è rischioso, eccetera, eccetera, e quindi comunque decide di andare a compiere questa missione di grande generosità, ci sarà la retata, eccetera, eccetera. Però la figura è quella del martire, e quindi in qualche modo, adesso per farla breve, insomma, Agnese rappresenta quello che noi vorremmo essere. Noi siamo incapaci, siamo inetti, eccetera, eccetera, e in qualche modo guardiamo ad Agnese, che è il modello a cui arrivare. E tra l'altro Agnese ha un altro modello, che è la figura del comandante, che è bello, tra l'altro. I comandanti in una serie di libri sul modello della Viganò sono sempre belli. È proprio il principio della Terza Internazionale, in cui... cioè un'elevazione verso, come si può dire, verso la dirigenza. Ora, e questo c'è appunto nei romanzi, c'è nei racconti, c'è anche in Banditi di Chiodi, per dire, no? Che è un misto tra romanzo e autobiografia. Se noi ci spostiamo su Calvino, vado veloce perché mi sono dilungato, e insomma, sono testi che conosciamo sicuramente di più. Noi ci troviamo in tutt'altro mondo. La Brigata del Dritto, sappiamo benissimo che è la Brigata di Sbandati, sappiamo benissimo che è stata un'operazione quasi psicosociologica di Kim, che ha deciso di mettere gli sbandati tutti insieme. E quindi abbiamo cugino che è stato lasciato dalla moglie, odia tutte le donne, abbiamo Mancino che fa il cuoco e stacca un uccello sempre sopra e fa venire la moglie in brigata, che lo tradirà con il Dritto, e abbiamo il comandante che non è affatto bello, o meglio, sì, è anche bello perché piace, ma insomma, perché piace la moglie di Mancino, ma non ha nulla dell'aspetto eroico del comandante Agnese va a morire. Anzi, in qualche modo, al di là delle manchevolezze militari, è uno che a forza di dare il ramoscello per cantare con la giglia, insomma, a un certo punto dà fuoco a tutto l'accampamento, ma non partecipa alle azioni, questo è l'altro dato, per un motivo o per l'altro non ci va mai, cioè non ci va mai, saranno due le azioni, nella seconda non ci va, che è la più importante, ma soprattutto continua a dire costantemente: io sono malato, e io sono malato è il motivo per cui lui decide di non partecipare alle azioni, con una sintesi brutale che spero mi perdonerete, di fatto è un personaggio depresso. Ha una rappresentazione da eroe depresso tipicamente novecentesca, perché non capiamo perché è malato. Sì, potremmo dire alle pene d'amore, ma in realtà ce l'aveva anche prima, sì, ha il problema di non essere riconosciuto, ma in realtà questo problema ce l'aveva anche prima, quindi in qualche modo sembra essere una malattia, cioè una malattia. Lui dice: sono malato, un'incapacità di azione precedente, un blocco all'azione precedente.
E, come dire, ora questo distaccamento cerca di essere riscattato dal famoso capitolo 9 del sentiero di Niran, sicuramente non il più bello per ammissione di Calvino, in cui Kim e Ferreira insomma discutono e in qualche modo è un capitolo che cerca un po' di riscattare, mettere un cappello sopra dicendo c'è un progetto politico eccetera eccetera, ma se noi togliamo questo capitolo noi ci troviamo veramente con degli sbandati. L'altro aspetto che colpisce è il seguente: che se in Banditi di Chiodi, nell'Agnese va a morire, in Ponte Rotto di Lasagna, nelle Memorie di Del Buono, eccetera, eccetera, noi abbiamo il fulcro nell'azione militare, cioè in qualche modo, cioè la ricerca delle armi, cioè la ricerca del cibo, ma poi il momento epico è il momento della battaglia. Nel caso del sentiero dei Nidi di Ragno, noi abbiamo due battaglie fondamentalmente. In una, che è quando Pin arriva finalmente alla brigata, perché Pin è riuscito a scappare, cioè dal carcere grazie al Lupo Rosso, quando tornano i partigiani sono arrabbiati perché hanno fatto la retroguardia, non hanno sparato nemmeno un colpo. Quindi di fatto non la fanno questa battaglia, e comunque non ci viene raccontata, perché noi lettori, al distaccamento e non in battaglia. La seconda, che è quella importante, che avrà anche delle perdite, e che è anche la battaglia del riscatto di questa brigata, e che doveva essere anche il riscatto del dritto, ancora una volta, anziché Calvino portarci sul campo di lotta, ci tiene insieme a Pin nella brigata del dritto, dove il dritto è impegnato in altre faccende che diversamente belliche, diciamo così. Allora, anche questo è una scelta retorica decisiva, cioè decidere di indugiare sul rapporto sessuale del dritto anziché sulla battaglia in cui muoiono partigiani per la libertà, come dire, crea uno smottamento. Anche qui dico piccola parentesi, c'è da dire però che Calvino era forte nell'iscrizione al PC, pubblicava per Einaudi, veniva dal Politecnico, era inserito nel mondo torinese, cioè quindi aveva più agio di dire certe cose che ad altri erano impedite. La stessa cosa, o meglio, cose diverse, ma insomma, sulla stessa tendenza, sto tagliando, ma insomma, accade con Fenoglio. Perché se noi prendiamo insomma il racconto canonico, gli inizi del partigiano Raoul, in effetti anche Raoul ha una consapevolezza ideologica non così elevata, alla fine è poco più che un ragazzino, adolescente, insomma ha un grande complesso di inferiorità, ma colpisce l'incontro con il comandante, questo mitico Marco, che effettivamente agli occhi di Raoul è bello. Eppure la prima volta che lo vede è quando lo va a cercare in comune, apre la prima porta vuota, apre la seconda porta vuota, apre la terza vuota e lo vede di schiena tra le gambe di Iole. Qui ancora una volta noi abbiamo il sesso come depotenziamento dell'eroismo militare. Anche qui abbiamo tra l'altro una brigata, tutti uomini ovviamente, con una sola donna, nel primo caso dell'Agnese va a morire, noi abbiamo una donna consapevole, una donna che fa da mangiare ad esempio, una donna che si occupa dei suoi uomini, che li sa interpretare, dall'altra parte abbiamo Iole, una donna che si alza e dice vado a pisciare e gli altri uomini la vanno a vedere e lei mascolinamente, per i criteri dell'epoca, accetta la sfida, non ha paura, cioè in qualche modo abbiamo anche una defemminilizzazione che convive con un'enorme sessualità anche che c'è. E Marco però, che pure ha queste tutte mille mancanze, però in realtà dall'alto gestisce tutto per questa integrazione di Raoul. Ma quello che colpisce, che ora io sto parlando degli inizi del partigiano Raoul, ma noi lo abbiamo ovunque, è per esempio il fatto che gli altri partigiani non sono affatto corretti, sgancia, gli impone un cambio di pistola che non è affatto un cambio di pistola redditizio, è un dazio da pagare, gli dà un ferro vecchio e si prende la pistola di Raoul, che è una pistola buona. Delio lo tratta male, appena lo vede arrivare gli dice ma chi è questo leccaculo che batte piedi come nell'esercito e via dicendo. Cioè, quella grande retorica che noi avevamo nell'Agnese va a morire svanisce. Ma soprattutto quello che mi interessa, con cui chiudo però con una
con una possibile lettura, è che anche personaggi fenogliani, che sicuramente non sono pin, cioè sono molto diversi, però sono spesso protagonisti che sbagliano. Cioè, alla fine Blister è uno che, voglio dire, verrà condannato a morte, ma tra l'altro la stessa scena verrà raccontata in Banditi di Chiodi, proprio, che pare che sia lo stesso Blister. Però è uno che in qualche modo è andato in una casa privata e di fatto con le azioni ha infangato il nome della Resistenza aggredendo una famiglia, semplicemente perché era ubriaco. E sono personaggi che anche che spesso, come posso dire, sono anche loro malati, sono incapaci. Anche Milton è un mezzo malato, perché nel mezzo della guerra si preoccupa dell'amore adolescenziale e per due giorni viaggia avanti e poi indietro per cercare di riconquistare la verità. Allora, per dirla in sintesi, questo ci fa capire che ci sono due velocità. Ora, queste due velocità, però, la cosa che colpisce è che se il mercato editoriale e le esigenze ideologiche avrebbero imposto la prima strada, Viganò, Chiodi, che pure ha retto, cioè viene ancora ristampato, però insomma la mia generazione ancora lo leggeva, già vedo adesso si legge molto meno, Lazzagna, lo stesso Vittorini con Uomini e No, faceva parte di una certa, come dire, di un certo canone, con personaggi eroici e via dicendo, però oggi a un certo punto si è imposto un altro canone, cioè Calvino e Fenoglio. Per quale motivo? Vabbè, un criterio estetico, cioè alla fine la borsa dei valori estetici ha premiato, però credo che ci sia un altro motivo che in qualche modo fa sistema con quanto diceva Giorgio Nisini per Lusso, che gli eroi di Fenoglio e gli eroi di Calvino sono eroi resistenziali, ma anche esistenziali. Questo lo diceva già Milanini molto meglio di me, molti anni prima di me. Cioè sono eroi che in qualche modo hanno tutti i dubbi, le incertezze, le incapacità tipiche dell'eroe novecentesco. E siccome poi alla fine noi secoli tendiamo anche a descriverli in maniera unitaria, noi vediamo che il Novecento si inaugura con l'eroe modernista, adesso lo dico rapidamente, con Zeno e Pascal, che non sono inetti, ma sicuramente inciampano su se stessi, sono goffi, sono meschini e non si capiscono loro a tutto tondo. Prosegue negli anni 30 con eroi, stavolta sì, inetti, di formazioni mancate, e anche nel romanzo della Resistenza, in fondo, trovano dei loro fratelli, Pin, gli eroi fenogliani, che pure sono diversi tra loro, non voglio davvero ridurre tutto ad unum, però in qualche modo sono eroi che hanno più mancanze che meriti, sono di personaggi come tutti noi. E questo tipo di personaggio poi noi li ritroveremo ancora negli anni 60, nel romanzo, sia nel romanzo degli anni 50, del bestseller di qualità, e negli anni 60 e così via, e di fatto informa tutto il Novecento. Quindi in qualche modo quello che il dubbio che mi viene è che se Calvino e Fenoglio sono imposti è perché hanno scritto romanzi più belli, ma questo è banale dirlo, ma anche perché in qualche modo hanno ricostruito hanno costruito degli eroi tipicamente novecenteschi, e forse anche per questo hanno scritto romanzi più belli. Grazie. Allora, l'audio come va? Bene in sala? Mi sentite forte e chiaro? Allora, io mi presento da solo a questo punto. Hai ragione, scusami. Non era... No, no, vabbè, è vero, già ti ho trattato male prima, quindi in questo... Allora, io sono
sono contento, ma intanto devo dire soltanto il titolo che però c'ho scritto laggiù, quindi ti do la parola a Massimiliano Malavasi nel suo intervento su Sciascia, il cui titolo però questa volta ti chiedo di dirlo tu, se non ce l'hai sott'occhio. Ma non ce l'ho nemmeno sott'occhio, ma insomma non è così. È una bella coppia. Essenziale, affinare le armi della militanza intellettuale. Ma qui siamo ormai. Allora, il titolo del suo intervento. Filare le armi della militanza intellettuale, il romanzo storico secondo Sciascia. Perfetto, grazie. Allora prendo la parola, ma ti pare che io mi metto a scherzare in queste situazioni così serie. Allora, dunque, il rapporto tra Sciascia e la narrativa legata alla storiografia, ai problemi teorici stessi della storia e della storiografia, come vedremo, e alle forme della scrittura storiografica, è un rapporto talmente evidente da un lato e simbiotico dall'altro che in questa mia chiacchierata io cercherò di insistere soprattutto sull'aspetto dell'approfondimento più che su quello dell'informazione, insomma, perché poi sostanzialmente sono testi abbastanza celebri, abbastanza noti, o almeno cercherò di bilanciare fra questi due aspetti. E dichiaro subito che, diciamo, il filo rosso di questo mio discorso sarà quello di mettere in parallelo le esperienze di scrittura sciasciana più legate appunto alla dialettica con il fenomeno storico e storiografico, con alcuni dei momenti della riflessione novecentesca su queste stesse questioni, svolti da un punto di vista teorico e filosofico. Fatta questa premessa, entro subito nel vivo della questione, cominciando a parlare di quel testo difficilmente classificabile, ma insomma, spendo subito le mie credenziali di credibilità, secondo me già un gioiello, già un capolavoro, che è Le parrocchie di Re Calpetra, che è del 1956. Allora, come si sa, quel testo nasce per accumulo progressivo di materiali. Sciascia aveva pubblicato all'inizio del 55 su Nuovi Argomenti, quindi sulla rivista di Moravia, un breve diario scolastico che nasceva dalla sua esperienza di, diciamo, docente scolastico con scarsissima vocazione alla professione, nel quale registrava il suo confronto, il suo contatto con questi studenti che venivano da realtà estremamente disagiate. Siamo a Racalmuto, che questo è il nome del paese di Sciascia, insomma, non molto ben nascosto, anzi, insomma, appena celato sotto il nome di Re Calpetra. E chi sono questi bambini che andavano a scuola da Sciascia? Beh, per lo più sono figli dei minatori che lavorano nelle miniere di sale e nelle miniere di zolfo. Il contesto sociale è dir poco drammatico, siamo ai livelli di sottonutrizione sostanzialmente. Questi bambini spesso non mangiano e spesso vanno a scuola solo perché c'è la speranza di ricevere un piatto di minestra. Non appena la stagione della raccolta di vari prodotti agricoli lo permette, ovviamente vanno a lavorare per portare qualche soldo in più a casa. Spesso sono vestiti con cinci, rattrappati, che sono eredità di generazioni precedenti, spesso non hanno le scarpe. Inutile aggiungere che siamo in un contesto di analfabetismo diffuso, cioè in famiglia nemmeno circolano i giornali, per non parlare tanto meno i libri, naturalmente. Quindi una situazione di estremo disagio, davanti al quale Sciascia si limita in questo primo resoconto, in questo primo memoir, lo diremmo oggi, a descrivere la situazione. Viene incoraggiato da più parti, Calvino, Vittorini e soprattutto Vito La Terza, a ampliare questo primo lavoro, e lo fa con una serie di reportage sostanzialmente. Il primo proprio sulle miniere, di cui descrive la forma, le tecniche di scavo, addirittura le malattie tipiche dei lavoratori di miniera, dei dolori articolari, al sistema muscolare, al nistagmo, questo problema della vista dovuto proprio a un problema neuronale causato dalle polveri della miniera. E poi aggiunge, diciamo, il quadro simmetrico, quello del Circolo della Concordia, che è questo, insomma, locale dove passano la loro giornata gli ultimi eredi dell'aristocrazia latifondista, insieme a, diciamo, un ceto imprenditoriale protocapitalista, cioè che non opera materialmente nell'impresa, ma gode dei proventi derivati dai capitali investiti. Si tratta ovviamente di una masnada di oziosi che vivono in un ozio
tutt'altro che letterario, che passa una giornata così a delibare sorbetti di gelso, questo sarebbe il meno, a diffondere pettegolezzi per lo più a sfondo sceno sulle donne del paese, a far finta di sfogliare qualche rivista patinata, insomma, ecco, sono praticamente compimento simmetrico e ugualmente tragico per certi aspetti della realtà drammatica dei lavoratori. E così via, questo materiale continua a accumularsi finché appunto Vito la Terza non riesce a pubblicarlo. Qual è il dato interessante che a noi può venire utile? Che come si è capito, per questi materiali sono tutti collocati sul presente. Ma quando però il libro esce, ecco che si aggiungono altri elementi, cioè come se Sciascia, nel momento in cui si trovi davanti a questo presente nella sua complessità, per darne una spiegazione, sente ineluttabile, quasi istintivamente, l'esigenza di creare una prospettiva storica. Per cui poi, quando noi apriamo le parrocchie di Regalpedra, incontriamo la descrizione della tomba di questo barone cinquecentesco, che è cioè l'antecedente, il precedente storico di quella situazione di dissociazione fra lavoro e guadagno, che ha creato il contesto che Sciascia può osservare, e aggiunge anche i ricordi dei primi praticamente resoconti dei governatori arabi sulla popolazione locale. Insomma, in qualche maniera è costretto a delineare una genealogia storica che va ovviamente dagli arabi ai normanni, ancora prima ai bizantini, fino alla dominazione spagnola, quindi dalle fondamenta della struttura feudale al loro rafforzamento attraverso la monarchia iberica e così via, fino al presente, che è un presente mostruoso, orripilante, che può essere solo spiegato attraverso questa prospettiva storica. E allora, come mettere in relazione questo istinto, potremmo dire, storiografico di Sciascia con la realtà teoretica del Novecento sulla storiografia? Abbiamo un bicchiere utilizzabile. Beh, allora, la dialettica, il contrasto tra il concetto di cronaca e il concetto di storia era un patrimonio della teoria storiografica già da secoli. Era stato rielaborato ampiamente anche da Benedetto Croce, in una serie di articoli scritti dal 1912-1913 e poi raccolti nel 1917 in quel volume appunto sulla teoria e storia della storiografia. Ora, come sappiamo però, quella riflessione di Croce era, diciamo, viziata da un dato importante che poi, diciamo, resta attuale, cioè Croce era convinto che la storiografia in ultima analisi non fosse altro che una forma dell'arte retorica, dell'arte della scrittura, in qualche maniera, la formula che sintetizza il suo pensiero riguardo, no? Ogni storia è storia del presente, perché appunto la voce di chi ricostruisce il passato finisce per determinare la ricostruzione del passato, spostava l'intera disciplina dal campo della scienza al campo della letteratura, al campo dell'arte. Ecco, più o meno negli anni in cui Sciascia stava elaborando questo suo testo, era attivo negli Stati Uniti un pensatore che viene molto citato ma molto di rado letto, che si chiama Arthur C. Danto, di evidenti origini italiane, che è passato alla storia come un critico dell'arte, in realtà è stato un filosofo, uno studioso di gnoseologia, insomma un pensatore molto complesso. Infatti questo suo libro del 65, Analytical Philosophy of History, che è stato tradotto in italiano, è un libro oggettivamente difficile, è una delle letture più complesse nella quale io mi sono mai imbattuto, dopo Wittgenstein soprattutto, sostanzialmente. Danto elabora una analisi teoretica della forma della storiografia, che poi, ripeto, è ancora forse la forma, insomma, l'acme della riflessione teoretica del Novecento sul concetto di storiografia. Tra le varie riflessioni che svolge, c'è proprio una appunto che, come dire, porta a compimento questo concetto problematico della dialettica fra cronaca e storia. E però lo fa da una prospettiva diversa da quella di Croce. Danto esordisce, ricordo, con questa frase quasi sarcastica, dicendo: dobbiamo sgombrare il campo da una vecchia illusione platonica che ancora anima tutti coloro che si occupano di storiografia, che deriva dalla vecchia confusione tra l'essere e il pensare. Dice: la descrizione di un evento non è l'evento, e il racconto di un evento non è l'evento, è la sua traduzione in un altro sistema di segni, ed è l'unico attraverso il quale noi possiamo avere una qualche forma di conoscenza di quello che
nella sua realtà oggettiva è ormai inesistente o ridotto a poche testimonianze. Fatta salva questa premessa, e quindi ricolloca la storiografia più vicina alla scienza e un po' più lontana dalla letteratura, ecco che allora tanto insomma, si preoccupa di osservare il fatto che il concetto di storia presuppone una costruzione di una serie di nessi di causa e effetto attraverso il tempo, selezionati, descritti come volete voi, tale per il quale appunto non si può arrivare a fare storia del presente, dice lui, perché la storia del presente potrà essere fatta solo quando gli elementi significativi del presente saranno illuminati dagli eventi successivi. No? La storia dell'oggi la faranno quelli del domani. Noi oggi possiamo solo registrare in maniera cronachistica quello che avviene e utilizzare il passato per spiegare. Sostanzialmente, diciamo, è come se Sciascia avesse intuitivamente vissuto la stessa esigenza in chiave, naturalmente, diciamo narrativa. Poi spero di riuscire a spendere due parole sul finale su il problema di genere di un testo come Le parrocchie di Calpetra, che ancora ancora nell'ultima edizione delle opere di Sciascia, quella curata da Squilla Cioti per Adelphi, non è inclusa nelle opere narrative, è messa nella saggistica. Questo è un dato sul quale poi magari spero di arrivare a poter spendere qualche parola sul finale. Pochi anni dopo, siamo nel 58, Sciascia pubblica quell'altro gioiello che è Gli zii di Sicilia, che è una raccolta di tre racconti che appare nella prima versione nei gettoni, appunto la collana Einaudi diretta da Vittorini, e poi si arricchirà di un quarto racconto nella seconda edizione del 1960, quando l'opera verrà innalzata, diciamo, nella collana dei Coralli, quella più vicina ai classici, diciamo. Il racconto sul quale mi voglio concentrare, ma insomma bisogna pur tenere presente che arriva come terzo rispetto ad altri due, è il 48, che diciamo, per tanti versi, come sappiamo, si ricollega ai discorsi che sono stati fatti ieri su Ippolito Nievo. Il 48 è il racconto fatto in prima persona da un uomo che dovrebbe essere ormai, diciamo, poco dopo i 60 anni, lui si presenta come vecchio in omaggio agli standard, diciamo, dell'epoca, nato intorno alla fine degli anni 30 dell'Ottocento, quindi sta scrivendo all'inizio degli anni 90 dell'Ottocento. Quest'uomo è il figlio di un giardiniere che era al servizio del barone Garziano, tipico esemplare della feudalità siciliana, ed è stato quindi testimone di tutte le manovre trasformiste di questo barone, oltre a tutti i suoi crimini che vengono elencati senza pudore, anche se con il solito tono sarcastico che caratterizza spesso la scrittura sciasciana. È un barone che non ha avuto mai problemi, non ha mai esitato a non solo a sfruttare tutti gli allevatori e tutti i contadini al suo servizio, ma anche a eliminare fisicamente i suoi servitori quando gli erano di noia, diciamo così, come quando fa sostanzialmente mandare in esilio e in carcere, ma con una, insomma, previsione di precoce decesso, uno dei suoi servitori per poter vivere liberamente la relazione extraconiugale con la moglie di costui. Ecco. Quando arriva il 1848, il barone Garziano è tra i più solerti sostenitori del nuovo andamento democratico, naturalmente, anzi, in virtù del sistema clientelare che lo circonda, è di fatto uno dei governatori della città in cui vive. Salvo, appena sente odore di rientro del territorio nelle mani dei Borbone di Napoli, tradire, vendere tutti coloro che aveva avuto a fianco, consegnandoli alle mani della polizia borbonica e quindi mandandoli appunto chi a morte, chi in esilio, chi ha condannato alla perdita di tutti i suoi averi, per poter ritornare tranquillamente nella sua posizione. Quando si arriva al 1860 e Garibaldi, insomma, sbarca sul territorio siciliano, in un primo momento il barone Garziano è tra i più sarcastici, insomma, svalutatori di tutta l'operazione, è tra i più fedeli sostenitori della monarchia borbonica. A quel punto c'è, diciamo, questo piccolo colpo di scena, la voce narrante si è unita ai garibaldini. Quando arriva vicino ai territori dove è cresciuto, è convinto che i garibaldini possano finalmente espropriare tutti i furti storici compiuti dal barone Graziano, e invece il barone Graziano è diventato ovviamente un solerte sostenitore dell'Unità d'Italia ed è uno dei più ferventi patrioti della Sicilia, e anzi il protagonista si ritrova a
mangiare un sorbetto insieme a Garibaldi, Alberone Garziano e, colpo di scena ulteriore, a Ippolito Nievo, che da questo punto, diciamo, diventa personaggio del racconto di Sciascia. Proprio a Ippolito Nievo viene dato l'incarico di essere la voce che ammonisce Garibaldi rispetto alla credibilità politica di questi convertiti al patriotismo. Naturalmente è così un monito destinato a cadere nel nulla. E il romanzo appunto finisce così come finisce, questo racconto finisce più o meno come finisce la realtà storica. E però capite bene che siamo di fronte a un'opera, diciamo, veramente polisemica, perché allora dal punto di vista della strutturazione, appunto, dell'utilizzo, diciamo, del dato storico in termini narrativi, qui Sciascia, diciamo, utilizza veramente tutte le carte tradizionali del racconto storico, è, potremmo dire, manzoniano in questo senso, cioè lui crea due personaggi fittizi, ma estremamente probabili, credibili, verisimili, no? Sia la voce narrante, sia il barone Garziano sono due personaggi che potrebbero essere vissuti a quel tempo come Renzo e Lucia sostanzialmente, o come Don Abbondio. Mette in campo anche dei personaggi realmente esistiti, storici, appunto Garibaldi e poi Donievo, ai quali attribuisce tutta una serie di frasi, affermazioni. Noi ascoltiamo dei dialoghi tra questi personaggi che corrispondono, diciamo, a l'identità che la storiografia ha attribuito a questi personaggi. Nelle parole di Nievo è vistoso che Sciascia fa tesoro non solo delle confessioni ma anche delle lettere dello scrittore. E però, diciamo, tutto questo impasto manzoniano viene rideclinato in una chiave vistosamente anti-manzoniana. Perché? Innanzitutto perché il racconto è fatto dall'umile cittadino, che appunto l'umile suddito che vuole diventare cittadino. Cioè noi ascoltiamo non la voce del narratore onnisciente, ma ascoltiamo la voce di Renzo sostanzialmente, cioè del protagonista della vicenda. E già questo, capite bene, in termini proprio politici è un cambio di prospettiva molto significativo. E l'altro dato davvero essenziale è che risponde anche a certe accuse di pessimismo politico che qualche volta sono state rivolte a Sciascia, è che il protagonista, da una serie di accenni, come dire, sconfitto come tutti coloro che speravano in un risorgimento capace non solo di unificare il territorio ma di innestare una proficua trasformazione della società italiana, il protagonista non si è arreso. Il protagonista scrive, per sua esplicita dichiarazione, mentre sta sfuggendo alla polizia del Regno d'Italia, perché è tra i protagonisti del movimento dei fasci siciliani. Quindi i fasci siciliani, naturalmente un movimento sindacalista di rivendicazione delle esigenze dei contadini siciliani. Quindi, come dire, il protagonista è attivo, è un Renzo che non dice ma io ho imparato che non devo farmi coinvolgere nelle cose più grandi di me, che devo essere una pecorella obbediente, no, tutt'altro. È l'essere umano collocato in una realtà storica che ha preso coscienza del suo ruolo all'interno di quella realtà e che vuole essere nel suo piccolo protagonista. Va anche detto che questo breve testo è già di per sé una confutazione in anticipo, possiamo dirlo così, del Gattopardo, che sarebbe uscito in realtà pochi mesi dopo. Adesso, diciamo, anticipo una riflessione legata al testo del quale parlerò tra breve. Cioè, spesso si è detto che il Consiglio d'Egitto del 1963 fosse in qualche maniera legato alla pubblicazione del Gattopardo. Sciascia ha sempre fatto quel suo sorriso un po' così sornione e sarcastico quando gliel'hanno fatto osservare, ma ribadendo in maniera perfettamente credibile che lui non aveva bisogno di contestare il Gattopardo, perché lui la sua riflessione su quella vicenda l'aveva già svolta in un testo uscito prima, perché il Gattopardo era stato già scritto ma ancora non era leggibile nel 58. Allora, e vengo appunto al testo del 1963, che, come dire, è il testo forse più importante, più significativo di tutta l'esperienza sciasciana in dialogo con la storia e con la storiografia, che è appunto il Consiglio d'Egitto, che è più di un semplice romanzo storico, potremmo dire anzi che è un romanzo metastoriografico. Insomma, basterà ricordare brevemente la trama, no? Questo è il racconto di quella che è passata alla storia come l'impostura saracina.
siamo alla fine del XVIII secolo, tutto nasce quasi per caso, un ambasciatore marocchino fa naufragio sulle coste della Sicilia, l'umile, sfortunato, povero Abate Vella, che è di origine maltese e conosce un po' di arabo, ne ha una generica infarinatura, viene convocato dalle alte sfere politiche e religiose per svolgere il ruolo di interprete. Tra questi personaggi importanti e illustri viene l'idea di far vedere all'illustre ospite casuale un manoscritto in arabo conservato in un monastero della regione, proprio per sapere di cosa parli. Questo ambasciatore marocchino dice: ma si tratta di una comunissima vita del profeta, come ce ne sono tante in tutte le biblioteche del Mediterraneo meridionale. Ma l'abate Vella, che sta traducendo, ha un'intuizione geniale, dice: no, ma ci sta dicendo che questo è una raccolta di documenti relativi al governo arabo della Sicilia, e anzi contiene notizie storiografiche preziosissime, diciamo. E a quel punto viene incaricato di crearne una traduzione. Naturalmente deve praticamente riscriverlo questo codice col suo poco arabo, aggiungendo, anzi addirittura mistificandosi. Si arriverà un momento in cui, davanti allo spauracchio che un grande arabista tedesco possa venire a controllare il suo lavoro, l'abate Vella aggiunge tutta una serie di segni, inventandoli sostanzialmente, creando una sorta di lingua, sostenendo che si tratti di un arabo dialettale parlato solo in alcune regioni, di cui lui conosce tutti i segreti, invece il grande esperto tedesco purtroppo no. Allora, questa invenzione, vedete, proprio, cioè, il falso della storia diventa l'oggetto principale dell'arconto, si colloca in un contesto politico e storico particolare, perché siamo negli anni in cui sostanzialmente il governo napoletano, il governo dei Borbone, cerca di limitare, cioè cerca di creare uno Stato in Sicilia, superando l'anarchia feudale dei baroni. Viene mandato in Sicilia un governatore, il Caracciolo, che arriva con uno spirito battagliero, deciso a, insomma, riconquistare spazi di autonomia al governo centrale rispetto ai poteri locali, e l'abate Vella lascia intuire che, dato che quei poteri locali si basano su una tradizione storiografica baronale che sostiene appunto che il conte, il barone, il duca possiedono dal 1200, dal IX secolo, certi territori, hanno certi diritti sulla transumanza, sul passaggio dei ponti, sul monopolio della vendita di alcune merci e così via, l'abate Vella lascia intuire al Caracciolo che sulla base di questa testimonianza, di questo falso, si possano, come dire, tagliare molti dei privilegi di questi feudatari siciliani. Per cui, diciamo, il suo ruolo diventa improvvisamente importante, tanto importante che, come dire, l'abate Vella si ritrova a poter giocare su due tavoli: da un lato offrire quest'opera al governatore centrale, dall'altro accettare progressivi, diciamo, suggerimenti e regali da parte dei baroni siciliani, i quali cominciano a chiedere: ma che si dice in questo codice del mio feudo? E l'abate Vella lascia intuire che il codice si può in qualche maniera modificare in base a doni e a pagamenti che riceve. Allora, questa storia, capite bene, che è una storia reale, questa non se l'è inventata Sciascia, sono andato qua, dobbiamo tenere presente. Ecco, qui invece arriva la scelta storiografica e narrativa di Sciascia, viene associata invece a un'altra vicenda reale, che è quella dell'avvocato Di Blasi, che era un rampollo dell'aristocrazia siciliana, imbevuto di idee illuministe, che sostanzialmente cerca di mettere in piedi una rivoluzione, diciamo, sul modello della rivoluzione francese per la Sicilia del tardo Settecento. Inutile dire che era a dir poco utopistica come intenzione. Allora, come finirà? Naturalmente l'abate Vella verrà scoperto, anche perché poi il suo gioco, come dire, entrerà in una sequenza di rilanci sempre più improbabili. A un certo punto dichiarerà di aver trovato, anzi di aver ricevuto dall'ambasciatore marocchino un ulteriore manoscritto, che è il Consiglio d'Egitto con le direttive che arrivavano dall'Egitto sul governo della Sicilia, eccetera eccetera. Alla fine verrà scoperto, quasi si lascia intuire che se si viene a dire che lui ha voluto farsi scoprire, perché in fondo poi il falsario ha un orgoglio artistico, adesso insomma spero di leggere due righe che lo testimonio, mentre invece ovviamente il padre Di Blasi verrà scoperto, subirà una serie di mostruose torture prima di essere poi infine decapitato.
Tutta la costruzione del romanzo è costruita su questa opposizione, possiamo dire, tra le menzogne dei potenti e le menzogne degli sfruttati, degli affamati. Le menzogne dei potenti sono quelle della storiografia che per secoli si è asservita ai baroni e ne ha glorificato le improbabili imprese militari e civili, giustificando il loro progressivo, la loro progressiva occupazione del territorio siciliano, sostanzialmente. Laddove invece la menzogna degli umili qual è? È proprio quella dell'abate Vella. Insomma, mi permetto di leggere qualche riga, perché l'abate Vella che parla con il suo assistente e dice, gli spiegava che il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un'impostura, e che c'era più merito a inventarla la storia che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri, e in ogni caso ci voleva più lavoro ad inventarla. E dunque, onestamente, la loro fatica meritava più ingente compenso che quella di uno storico vero e proprio, di uno storiografo che godeva di qualifica, di stipendio, di prebende. Tutta un'impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell'albero un autunno appresso all'altro? Esiste l'albero, esistono le sue foglie nuove. Poi anche queste foglie se ne andranno e a un certo punto se ne andrà anche l'albero, in fumo, in cenere. La storia delle foglie, la storia dell'albero, fesserie. Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quest'albero scrivesse la sua, allora diremmo, eh sì, la storia. Vostro nonno ha scritto la sua storia? E vostro padre? E il mio? E i nostri avoli e trisavoli? Sono discesi a marcire nella terra, né più né meno come le foglie, senza lasciare storia. C'è ancora l'albero, sì, ci siamo noi come le foglie nuove, e ce ne andremo anche noi. L'albero che resterà, se resterà, può anche essere segato ramo a ramo, i re, i viceré, i papi, i capitani, i grandi, insomma. Facciamone un po' di fuoco, un po' di fumo, a illudere i popoli, le nazioni, l'umanità vivente, la storia. E mio padre, e vostro padre, e il gorgoglio delle loro viscere vuote, e la voce della loro fame, credete che si sentirà nella storia? Che ci sarà uno storico che avrà orecchio talmente fine da sentirlo. Allora, sì, no, ma reggo. No, si era staccata. Ah, perfetto. Dicevo, prima di svolgere qualche riflessione conclusiva sul senso di questo testo, ecco, come dicevo, provo a collocarlo nell'ambito di quella che era la riflessione degli anni del dopoguerra sulla questione della storia e della storiografia. Sono anni in cui possiamo dire viene, diciamo semplicisticamente, intentato un vero e proprio attentato ai danni del valore gnoseologico e del valore politico della storiografia. Questo perché? Beh, cominciamo dal 1956, l'anno in cui esce un testo molto ideologico, anche questo è un testo molto citato e poco compreso, credo, soprattutto molto travisato, che è Miseria dello storicismo di Popper. È un testo che, insomma, è difficile parlarne anche a distanza di molti anni, perché è un testo molto condizionato dal clima storico in cui fu scritto. Popper si sente disperatamente chiamato a controbattere, diciamo, una sorta di convinzione che gli storici marxisti, soprattutto, avevano trasformato in dogma, cioè l'idea, appunto, marxiana che ineluttabilmente la storia avrebbe portato a una progressiva trasformazione delle società fino al culmine della realizzazione delle società di tipo socialista. Popper cosa fa? Curioso, perché lui non entra nel merito delle teorie economiche marxiane, non discute la questione del rapporto tra lavoro e capitale, no, lui entra nel sistema gnoseologico della storiografia e sostanzialmente contesta che, il principio che la storiografia possa servire a, come dire, prevedere il futuro, che è un teorema, insomma, oggettivamente condivisibile, diciamo. Il punto è che nello sforzo di contrastare quello che era appunto un dogma della cultura di sinistra, ma era molto diffuso nella mentalità comune del primo dopoguerra, quindi lui finisce per buttare, diciamo, il bambino con l'acqua sporca, per utilizzare un vecchio proverbio caro alla tradizione romanesca, cioè appunto finisce per mettere in discussione la stessa capacità gnoseologica della storiografia, con un discorso che poi, ripeto, è quasi più ideologico che non tecnico, che però influenza profondamente la cultura del tempo. Popper a tutt'oggi per quel libro viene elogiato negli ambiti delle
del neoliberismo. Io stesso ho avuto occasione di sentire in alcuni convegni di economia o di politica contemporanea il titolo di questo libro rievocato appunto come una sorta di aglio o di croce da utilizzare contro i vampiri del determinismo storicista marxista, ecco. Ben più pericoloso in realtà col passare degli anni si è rivelato l'altro attacco che fu mosso alla storiografia di lì a poco, ma che era già in fermento nelle università dell'intelligenza americana già negli anni di Popper più o meno, che è quello che più o meno è stato chiamato il linguistic turn, la svolta linguistica della storiografia, e che insomma ha sicuramente uno dei suoi profeti in quel nome che ieri già Emilio ha rievocato, cioè Hayden White, il quale teneva lezioni alla University of Michigan già da anni, quando produsse quel testo, anche questo diciamo un testo del quale è difficile parlare con serietà, oserei quasi dire, che è Meta History, un trattato del 1973, anche questo un testo più citato che non letto realmente, e insomma adesso vabbè non vorrei soffermarmi troppo sulla figura di White, ma insomma l'impressione è che lui stesso abbia passato il resto della sua vita a sminuire il significato della sua, di quelle affermazioni contenute in quel suo libro, perché la tesi avanzata in quel libro è veramente radicale. Lui analizzava alcuni dei maggiori storici dell'Ottocento, Ranke, Michelet, insomma giganti di questo genere, e arrivava a sostenere che tutta la costruzione del nessi di causa e effetto sulla base della quale loro davano un senso agli eventi selezionati, arrivavano a costruire un discorso storico, non fosse altro che la, come dire, resa in termini con materiali storici di figure retoriche. Addirittura associa, mi sembra, la metafora a uno degli autori, la sineddoca ad altri e così via, andando a confondere coscientemente, diciamo, i piani della logica e i piani della retorica, spostando il tutto però nel campo dell'arbitrio, nemmeno della retorica tribunalizia, così come l'ha concepita Aristotele, cioè quella che dice sostanzialmente esiste una logica per la filosofia, esiste una logica per l'argomentazione nella vita quotidiana, e questa è la retorica. Ecco. No, no, per lui è tutto, finisce nell'ambito sostanzialmente del falso, del falsificabile. Ecco, lui era solo il primo di, diciamo, di una tendenza di questo genere. Come accennavo, poi negli anni successivi lui ha quasi fatto finta di non ricordare questa sua tesi e ha ritradotto nei libri successivi, nelle interviste, questa sua riflessione in termini, potremmo dire, anche più condivisibili, quelli che abbiamo anche sentito insomma, in questi giorni, cioè il problema che lo storico opera una serie di selezioni, innanzitutto su un materiale che è in parte selezionato dagli eventi, poi opera una selezione sua successiva, poi li deve collegare in una serie di nessi di causa-effetto, quello che appunto noi chiameremmo una catena logica. Questo il filone di questi pensatori lo chiama implotment, cioè creazione di una trama, proprio per spostare completamente il ragionamento dal piano della realtà al piano della finzione narrativa, no? Poi ovviamente, come sempre succede in tutte le correnti culturali, al fondatore seguono gli, insomma, gli emuli e gli imitatori, che tradizionalmente sono peggio del maestro. Tutto questo mondo culturale di questi professori liberisti americani, i quali si divertivano sostanzialmente a denigrare la storia e la storiografia, operavano insomma, nell'ambito di una loro rivista che è History and Theory, che è una rivista ancora pubblicata, anche molto interessante in certi contributi, ma certo lì operarono, per esempio, però penso sia ancora vivo adesso, non lo so, White è morto qualche anno fa, a una venerabile età, non so se sia ancora vivo invece Anker Smith, che era uno dei suoi più stretti collaboratori, il quale porterà a conseguenze ancora più estreme questa riflessione sulla capacità della oralità o della narratività di falsificare i dati concreti fino a trasformarli comunque in un dato letterario. Lui parla sostanzialmente del concetto di buco nero, dice sostanzialmente che quando uno storico si avvicina a uno dei concetti che noi riconosciamo come chiave, può essere la Prima Guerra Mondiale, Luigi XV, insomma una figura definita da una serie di presupposti culturali, a quel punto questa figura o questo evento diventa un buco nero che assorbe tutti i dati oggettivi e concreti e li trasforma in una figura ideale, no? E poi questa in effetti è la chiave con la quale nascono molti di quei pseudoromanzi storici, no? Che tanto annoiano i giurati dei concorsi. Allora ecco, in tutto questo contesto
del quale, ecco, io ho parlato di parallelismo tra queste riflessioni e Sciascia. Sciascia era tutt'altro che, diciamo, lector unius libri, leggeva molto. Non credo che fosse particolarmente interessato a questo dibattito, però il dato essenziale è che lui invece, come dire, costruisce una narrazione che affronta con pieno coraggio il problema della falsificazione, della falsificabilità della storia, il senso del valore politico della storia all'interno delle istituzioni umane e soprattutto il senso della storia nel destino di un essere umano, perché poi questi due personaggi, Vella e Di Blasio, sono totalmente caratterizzati, contraddistinti nel loro essere, nel loro destino personale umano, dal rapporto che loro hanno posto con la realtà storica che spiegava il loro presente e che disegnava, che avrebbe dovuto disegnare il loro futuro. Sciascia, che poi, come sappiamo, non è mai stato comunista, se non per, diciamo così, alleanze per poter svolgere attività politica, ecco, ma insomma, poi non ha mai preso la testa del partito, è sempre stato anche molto in contrasto con tante scelte del partito, però non esita a contrastare queste teorie interpretando di fatto un'idea gramsciana, no? Che la storia è, tra virgolette, la verità e la storia è sempre rivoluzionaria, se non a livello politico generale, intanto lo è a livello personale. Chi ha il coraggio di confrontarsi con la realtà e per farlo deve passare attraverso una visione storica, finisce ineluttabilmente per determinare se stesso e per modificarsi, per cambiarsi. Un'ultima passaggio lo voglio fare con Centano, ma vedo che ho ancora abbastanza tempo, insomma, quindi potrei anche annoiarvi per altre 3-4 ore. No, allora, ecco, chiaramente non mi soffermerò su tutte le opere successive, però c'è un dato importante. Come vedete, qui Sciascia invece ha operato in maniera più coraggiosa, cioè non ha creato dei personaggi fittizi, ma ha lavorato su due personaggi storici veri, dei quali si possedevano. Di Blasio possedevamo i testi di teoria politica che lui stesso aveva scritto, su Vella c'era una ricca bibliografia costruita dai grandi storici positivisti dell'Ottocento, da Pitre e tutto il suo esercito, diciamo, di storici che avevano indagato la menzogna saracina. Naturalmente le riflessioni, i pensieri dei personaggi sono totalmente creati da Sciascia a fine di trasformare questo materiale storico in qualcosa che non tradisce il dato storico, ma che appunto evidentemente crea una verità di secondo livello. Però è indubbio che Sciascia, a questo punto della sua evoluzione artistica letteraria, sente in maniera molto forte il problema della dialettica col documento storico. Lo testimonia il fatto che di lì a poco, un anno dopo la pubblicazione del Consiglio d'Egitto, di alle stampe un testo come Morte dell'Inquisitore. Morte dell'Inquisitore è un testo, anche questo, diciamo, dal punto di vista del genere, di problematica collocazione. Perché? Insomma, come si sa, è il racconto di una vicenda risalente al XVII secolo, quando un frate consegnato all'Inquisizione, interrogato e torturato perché ritenuto eretico, con un'eresia probabilmente di tipo sociale più che teologico, davanti all'ennesima minaccia di tortura, approfitta del fatto che le sue mani sono legate da un catenaccio, anzi proprio due ferri molto vistosi e pesanti, e sostanzialmente uccide a colpi di manette l'inquisitore che lo stava interrogando. Allora, Sciascia decide di raccontare questa storia non entrando nella mente dei personaggi, cioè non trasformando queste figure storiche in personaggi letterari, ma lo fa dall'esterno, raccontando la, come dire, constatazione di tipo storiografico più che narrativo dei documenti. Il testo si apre con una pagina strepitosa che racconta il ritrovamento che era stato fatto in un'ala del palazzo comunale, poi attuale di Palermo, che era al tempo utilizzato come prigione per l'Inquisizione, viene tolto a una copertura di una parete e vengono ritrovati dei graffiti che erano stati lasciati lì dai prigionieri dell'Inquisizione. Quindi proprio si parte dal dato storico e poi dalle carte processuali relative alla vicenda di questo frate che aveva assassinato il suo inquisitore.
Questa chiave, cioè quella di, come dire, presentare il documento e di riflettere sul documento e di narrativizzarlo, proponendone anche un'analisi critica, con un andamento narrativo molto marcato, questo va detto, ma che non crea dei personaggi narrativi in senso stretto, e poi è una formula che Sciascia ripeterà, basta citare I Pugnalatori, altro testo di enorme interesse, che è del 76, che racconta sostanzialmente una vicenda dei contorni ancora oscuri. Poco dopo l'Unità d'Italia, una notte a Palermo, vengono compiuti degli accoltellamenti di, mi sembra, 13 persone, dei passanti sostanzialmente per strada. Appare subito chiaro alla polizia che dietro c'è un progetto, non può essere un caso, non si tratta di rapine finite male o cose del genere. Viene mandato dall'alto a indagare Guido Giacosa, che è il padre del letterato, il quale alla fine stirerà un rapporto che insomma sosterrà che a monte di tutta la vicenda ci sia sostanzialmente un nobile palermitano che in qualche maniera avrebbe cercato di destabilizzare la realtà sociale di Palermo di quegli anni per preparare il terreno a un possibile ritorno dei Borbone, in qualche maniera, diciamo, una sorta di strategia della tensione. Il primo esempio di strategia della tensione. Sciascia si basava appunto sulle carte di Giacosa, che erano solo in parte note. Potete immaginare, diciamo, quanto stia strizzando gli occhi alle vicende dell'Italia contemporanea nel momento in cui racconta queste vicende. D'altra parte, di lì a poco avrebbe scritto, a parte erano gli anni in cui ha scritto Il Contesto, Todo Modo e poi L'Affermo Oro, quindi tutto rientrava in una riflessione tremendamente attuale, che però ancora una volta partiva da 100 anni prima, ecco. E, va detto che recentemente, mi sembra una 20 anni fa, o forse un po' meno, è uscito un libro di uno storico che ha riconsiderato la faccenda, con un atteggiamento anche non particolarmente simpatetico nei confronti di Sciascia. Allora, io ho letto questo libro, devo dire che qualche dubbio rimane, perché anche i materiali su cui si basa questo storico non sono poi così espliciti ed eloquenti. Ma la cosa divertente è che le conclusioni sarebbero persino più sciasciane di Sciascia, perché l'ipotesi che avanza questo storico è ancora più dietrologica, ovvero non fu un barone locale a cercare di stabilizzare la situazione politica e sociale di Palermo, ma era stato lo stesso governo, lo Stato italiano, che aveva in qualche maniera incoraggiato un'azione di questo genere per poter poi avere mano libera a eliminare i residui di resistenza antipiemontese nel ceto più alto della Palermo del tempo. Quindi saremmo veramente in piena strategia della tensione sostanzialmente. Quindi sarebbe, appunto, ripeto, una soluzione più sciasciana di quella di Sciascia. Però di là dalla vicenda storiografica, d'altra parte la storia è qualcosa di perfettibile, la storiografia è qualcosa di perfettibile naturalmente, mi preme restare sul discorso della modalità di racconto costruita da Sciascia. Ecco, lo stesso meccanismo verrà utilizzato anche in una pericciola successiva, che è Dalle parti degli infedeli, anche questa in realtà collocata a poco più di 20 anni di distanza dai fatti, però è interessante il modo in cui è nato questo testo. Questo testo è nato quando gli eredi di Monsignor Angelo Ficarra, che era stato vescovo di Patti, consegnano a Sciascia personalmente un mannello di lettere del loro parente. E queste lettere erano particolarmente preziose perché questo Angelo Ficarra, appunto, vescovo di Patti, si era sostanzialmente rifiutato durante le elezioni politiche di fare campagna elettorale a favore della Democrazia Cristiana, sostenendo che la Chiesa Cattolica non si doveva, diciamo, immischiare in faccende che riguardavano Cesare. Ecco. Ovviamente era stato oggetto di una campagna denigratoria e poi di una vera e propria persecuzione, prima a livello politico-sociale, poi anche ecclesiastico. E alla fine, appunto, ha finito la sua carriera vescovo, come si diceva, in partibus infidelium, cioè senza più un vero e proprio... avere propria comunità di fedeli ai quali badare. Non sapete, questa è la formula con la quale si davano questi territori ormai conquistati dagli arabi ai tempi, e poi era rimasta genericamente un titolo così, senza portafoglio, diremmo noi oggi. Allora, perché mi sembra molto interessante questo proseguo della carriera di Sciascia nella sua dialettica tra narrazione e storia? Beh, perché
Questa tendenza, questo filone di opere Shoshane corre veramente parallelo con un fenomeno che interessò la storiografia vera e propria e non la letteratura, che è il fenomeno della microstoria. La microstoria nasce come idea già in realtà nel corso del Novecento e innuce in vari autori, ma diventa sostanzialmente matura quando, da una derivata della scuola degli Annals. Tra l'altro quel brano di prima sulle foglie che muoiono, l'essere umani destinati a marcire, e la storiografia che è la storia dell'albero, cioè dei rami, cioè dei ricchi e dei potenti, e non dei poveri destinati a vivere nella fame e a morire senza memoria, beh, lì c'è chiaramente invece una conoscenza da parte di Sciascia del discorso che era stato fatto già negli anni 20 da Bloch e Lefebvre sulla una nuova concezione della storiografia, non più come raccolta di eventi sensazionali, ma come trasformazione della società nei suoi aspetti appunto economici, politici, sociali, culturali e così via. Questo ha prodotto all'altezza degli anni 70 l'idea che appunto per rafforzare in fondo il legame tra documento e narrazione, ricostruzione storica, si dovessero evitare, o almeno si dovesse in maniera preventiva lavorare su un piccolo lacerto documentario e offrendolo in visione, diciamo, al lettore e ragionando sul contesto che si poteva ricostruire in base a quel piccolo lacerto. Anche in realtà questa tecnica poi viene utilizzata anche per realtà molto complesse. Il vero capolavoro di questo modo di impostare la storiografia è la Domenica di Bouvain di Duby, che è la ricostruzione di questa battaglia all'inizio del 1200, che è una battaglia che ha deciso le sorti d'Europa, perché sostanzialmente fece nascere la potenza francese come forza egemone nel continente europeo. E lui la racconta non a partire appunto dagli eventi militari, ma smontando tutti gli elementi che avevano determinato l'esito finale della battaglia, a partire dall'alimentazione dei soldati, dalle armature che portavano, dalle abitudini di guerra, ricostruendo tutto questo contesto per i vari eserciti chiamati in causa, che erano quello tedesco, quello germanico, quello francese e quello inglese che era sceso ad allearsi con quello germanico, per, come dire, far vedere che appunto le battaglie non venivano decise dagli eroi solitari, ma erano il prodotto finale di forze storiche molto grandi. Appunto in Italia in quegli anni nasce addirittura una collana che si chiama Microstorie, pubblicata ovviamente dall'Einaudi e diretta da Carlo Ginzburg e da Giovanni Levi, insomma, che ci daranno anche loro dei capolavori. Un titolo su tutti ovviamente è Il formaggio e vermi di Ginzburg, che parte dalla presentazione di uno scartafascio, di una serie di fogli, che sono quanto resta del processo inquisitoriale fatto ai danni di un contadino viandante del Cinquecento, che viene interrogato più volte dall'Inquisizione, che è convinta che questo friulano possa essere in qualche maniera una quinta colonna del luteranesimo o del calvinismo in Italia. Poi mano a mano che lo interrogano, quest'uomo rilascia tutta una serie di dichiarazioni sulla sua concezione teologica, che di fatto rivelano quella che era stata la vera religione del ceto contadino per millenni, e che verrà estirpata, tra virgolette, questa religione solo con la Controriforma nel corso del 5 e del 600. Noi abbiamo le relazioni dei gesuiti che ancora nell'Italia del tardo 500 vanno nelle campagne e improvvisamente si rendono conto che nelle campagne il cristianesimo non è mai veramente arrivato, il cristianesimo è qualcosa di facciata, i contadini chiamano Madonna quella che sostanzialmente è la Dea Madre, anzi è la Dea Natura, poi riciclata come Era e poi riciclata ancora una volta come Dea Madre. Ecco. Allora c'è un parallelismo davvero significativo tra questa forma della storiografia che comincia, diciamo, con gli anni 50, 60, 70 e la tecnica narrativa di Sciascia, che pone questioni grosse rispetto a quelle che avevamo già cominciato a porci ieri, perché qui abbiamo una storiografia che in qualche maniera si assimila alla letteratura, e una letteratura che acquisisce tecniche e modi della storiografia fino a creare un punto di
contiguità talmente forte che ci si può interrogare dove cominci una e dove finisca l'altra. E, allora, non sono io certo a svolgere questa riflessione qui, però ecco un piccolo pensiero, anche in base a quello che ci siamo detti sia qui sia nella chiacchierata che abbiamo fatto ieri sera dopo il nostro incontro, una piccola riflessione la voglio fare. La mia impressione è che si ricollega a quel dubbio che ponevo prima su a quale genere letterario appartiene le parrocchie di Regalpetra. Secondo il curatore, l'ultima edizione dell'opera di Sciascia non è narrativa, l'ha messa nella saggistica. A quale campo appartengono opere come I Pugnalatori o come Dalla parte degli infedeli? Ecco, allora, la mia impressione, che condividevo già ieri, è questa. Cioè, in verità, basta ricordare quel libro, La conduzione postuma della letteratura di Ferroni, no? In realtà, dalla fine del millennio precedente, la narrativa, così come noi l'avevamo concepita, noi quando abbiamo cominciato a studiare, ha subito un cambiamento genetico molto marcato. Oggidì, diciamo, i narratori in auge, anche diciamo quelli tecnicamente più ricchi e più complessi, un Mazzantini, un Veronesi, però producono opere che dal mio punto di vista, come dire, hanno subito la forza di coinvolgimento che hanno le narrazioni fatte su in televisione, al cinema, nelle serie televisive. Cioè una narrativa dove l'equilibrio tra l'emotività e l'elemento intellettuale si è spostata di più sull'elemento emotivo. E la letteratura più interessante degli ultimi 30 anni, viceversa, si è spostata su questa, come dire, maggiore scissione dei due elementi per poter lavorare con una visione del materiale in maniera più critica, e ha contaminato doverosamente l'invenzione con questa parte critica. Penso, non so, alla Annie Arnoux, che di fatto trasforma la propria vita in un piccolo trattato di sociologia della trasformazione della Francia da civiltà contadina a civiltà consumistica, o a Sebald, ahimè purtroppo scomparso prematuramente, ma che ci stava facendo vedere come memoir, storiografia, grandi tragedie europee potessero essere raccontate attraverso, il villaggio inglese che sta crollando, o le memorie di un bambino ebreo mandato a salvarsi in Inghilterra. E, pensiamo anche a Carrer, no? Che prende la vita di un pazzo, sostanzialmente, un politico russo come Limonov, e la fa diventare qualcosa che, a mio modesto parere, è di gran lunga superiore a tutti i romanzi di invenzione che abbiamo avuto in Italia negli ultimi 30 anni. Ecco. E allora, a questo punto, conclusione, diciamo, di là dalle materiali offerte alla riflessione di tutti, certo c'è da dire che Sciascia era non solo il grande narratore che era, ma era incredibilmente in anticipo sui tempi, perché secondo me Le parrocchie di Regalpetra è un testo che è molto più moderno di tutto il neorealismo contemporaneo, se ci pensiamo. È un testo che si inserisce perfettamente nel contesto di questa nuova narrativa di valore contemporanea, e col che vi taccio. Mentre veniamo raggiunti dal procustode, ringrazio Massimiliano Malavasi. Tra l'altro, mentre parlavi, mi veniva in mente che Le parrocchie di Regalpetra fu lungamente corteggiata da Vittorini per i gettoni, quindi per una collana letteraria, diciamo. E poi solo alla fine, insomma, Sciascia preferì la terza, anche tatticamente era sicuramente molto più radicata al sud. E però mi ricordo una memoria della terza in cui diceva: tentammo anche la via della letteratura con Sciascia e non ricordo chi era l'altro, forse Scotellaro. Può darsi, ma adesso potrei sbagliare. Cioè, però poi alla fine il nostro marchio, dimostrazione che oggi Squilla Sciotti lo mette tra opere non letterarie, ma all'epoca c'era anche già una percezione di scrittura ibrida, e proprio sulle scritture ibride, tra l'altro, tu hai chiuso il tuo intervento, che sono, sì, indubbiamente la marca degli ultimi anni. Il procustode ci ha raggiunto, quindi ti do la parola, ti restituisco la parola. No, io semplicemente per ringraziarvi, perché insomma effettivamente questa soluzione di avviare un discorso sul romanzo storico dall'Ottocento, comunque sui rapporti tra storia e invenzione nell'Ottocento, portarlo fino alla contemporaneità,
con anche le implicazioni teoriche, mi sembra che sia stato particolarmente fruttuoso, insomma, che ci siano stati degli spunti, degli elementi che sono tornati poi, no, in più interventi, insomma, dalla credibilità, dalla attendibilità o meno del narratore, fino appunto alla difficoltà di distinzione tra una storia di invenzione. Poi penso per esempio al caso di Martin Guerre, che appunto è stato negli stessi anni, no, trattato sia da Sciascia sia proprio dagli storici, sostanzialmente con delle modalità narrative sovrapponibili, insomma, per cui leggere l'una o l'altra pagina di ricostruzione di quel caso diventa difficile, insomma, capire se ci si trova davanti a un'opera di narrativa oppure a un'opera storiografica. Ecco, da un punto di vista, avendo in mente anche gli insegnanti, insomma, ciò che possono mettere a frutto di queste riflessioni, mi sembra sempre che ci sia poi da parte anche vostra un invito appunto alle distinzioni, no? Alle periodizzazioni, al cogliere, diciamo, elementi differenti nella Prima Guerra Mondiale, nella Seconda Guerra Mondiale. Questo forse, ecco, può rientrare tra quelle competenze che il docente deve avere, non necessariamente poi facendone oggetto di lezione, insomma, che però il docente abbia chiare queste distinzioni, mi sembra appunto un aspetto importante. Ecco, io vedo se ci sono, diciamo, da casa delle sollecitazioni, mi sembra di no. E quindi, diciamo, chiedo alla sala, ai presenti, se ci sono appunto delle richieste di intervento. Sì, prego. Se per favore appunto puoi intervenire così dal microfono, così ti sentono anche. Sì, grazie. Mi sentite? Sì, ok. Allora, non ho portato gli occhiali, lo sento. Allora, proprio rispetto al discorso che facevi, Pietro, sulla diciamo, sul valore d'uso di questo seminario per gli insegnanti, oltre un'ottica, diciamo, che tende a storicizzare anche il fenomeno nei contesti vari, quindi abbiamo cavalcato dall'Ottocento fino appunto a Sciascia, mi sembrava invece interessante trovare dei punti, diciamo, dei punti in comune, diciamo, di questo percorso, che a me appaiono abbastanza, diciamo, evidenti. Non so se è una lettura così di parte, chiaramente sì. E siccome lui, Massimiliano Tortora, aveva parlato proprio dell'educazione civica che deve essere inglobata, ecco, io penso che sicuramente questo è un elemento, diciamo, interessante, che può essere utilizzato, no? Io ho notato, per esempio, che nel discorso che ha fatto Nisini, così come quello degli altri, no? Fondamentalmente torniamo a riflettere, no? sulla questione dibattuta negli ultimi 30 anni, soprattutto in Francia, ma anche in Italia, cioè sul valore della letteratura come fonte storica, come fonte di conoscenza, no? E quindi c'è sempre, diciamo, ricadiamo sempre nella domanda: quanto è vero quello che ci raccontano gli scrittori, no? E in realtà la frase che ha citato di Gadda Nisini è quella che più, diciamo, esemplifica e riporta a Manzoni, quando Manzoni parlava del carcame della storia e di rimpolparlo in fondo, no? Quindi in fondo trovo che anche dal punto di vista dell'educazione, diciamo, alla letteratura, l'educazione civica, il fatto che attraverso la letteratura che ci racconta la storia
ci viene offerta un sapere diverso, io ribadisco su questa cosa, no? C'è anche una rivista francese che ha dibattuto sui confini appunto tra letteratura e storia e storiografia, intitolata proprio Savoir de la littérature, cioè il sapere della letteratura. E, un sapere che ci dice qualcosa su quel tempo, ma anche su chi ha scritto. Quindi quello, l'esempio che di Sciascia è evidentissimo, cioè ci racconta della storia ma anche della visione chiaramente e del modo di raccontarla, quindi del tempo di chi scrive. E poi il discorso dell'identità nazionale sulla letteratura della resistenza, mi sembra che sia un libro di Focardi che parla del fatto che la nostra identità nazionale si basa sul paradigma resistenziale, no? Però la letteratura ci offre qualcosa di più di questo paradigma, e quindi la letteratura, come dice Orlando, non è mai ideologia, no? C'è sempre un sapere maggiormente complesso che ci offre, e questo in questo ritorno al discorso dell'educazione civica, no? Che la letteratura che racconta la storia ci offre una storia, una visione della storia più complessa, dove non c'è solo l'eroismo, c'è tutto il resto che hai detto, non mi ripeto. E un'altra cosa, è uscito fuori anche il discorso del punto di vista, no? Calvino, un punto di vista marginale, poco consapevole, e l'antiretorica di Fenoglio. Quindi tutto questo, il distanziamento dal presente, il discorso di allontanarsi, e io queste cose le trovo, come un filo comune anche nelle scritture dell'Ottocento. Perché anche Nievo, perché risulta Nievo e Calvino e non La Viganò o Guerrazzi? Perché Guerrazzi parlava, non so se sei d'accordo, non con questa complessità con cui guardava da lontano, con uno sguardo da lontano, con uno sguardo marginale di un uomo comune, tra virgolette, il narratore che racconta la storia, con uno sguardo che necessariamente deve essere lontano, esattamente come diceva appunto nella riflessione della storiografia di cui ha parlato per ultimo Malavasi, ha bisogno di essere vista da lontano per essere compresa, esattamente una cosa che diceva anche Nievo, cioè chi scrive la storia riflette sulla narrazione che diamo, ed è sempre una narrazione politica. Nel caso dell'intervento di Malavasi, dove Sciascia evidenzia assolutamente come ogni narrazione ha una funzione, cioè può essere utilizzata in funzione politica, ma anche chi scrive lo fa. Come diceva Manzoni, l'importante è che lo fa raccontando in maniera, come dice, più simile alla realtà, cioè questo imperativo quasi etico, no? Di essere più vicini al realismo e appunto più lontani dal finto, cioè dalla menzogna. Però è stato interessantissimo, secondo me, tutte le due giornate, perché si possono trovare le differenze, ma si possono trovare anche i punti di contatto di questa produzione. Grazie comunque. Vi riporto una riflessione, uno spunto che viene da chi ci segue da casa, precisamente da Claudia Mizzotti, che dice che appunto nell'opera candidata allo Strega, insomma, la biografia di Joyce Lusso di Silvia Ballestra, il focus è sugli anni dell'antifascismo e poi della resistenza, la figura di Lusso è vista obliquamente, ma giganteggia, dice, potrebbe essere un modo per riflettere su letteratura storia anche negli scrittori di oggi e per non trascurare l'estremo contemporaneo in classe. Nel senso che oggi ci si è resi conto nelle scuole che risultano particolarmente fruttuosi gli incontri con gli autori. Cioè che per gli studenti è particolarmente coinvolgente incontrarsi con lo scrittore, leggerne prima l'opera, poi vederlo dal vivo, poter dialogare, e quindi
far passare alcune di queste tematiche attraverso delle opere che sono oggi in libreria o che comunque sono candidate allo Strega può essere in qualche modo anche questo stimolante, insomma. Sì, certo che puoi annunciare. L'anno prossimo, a primavera, stiamo preparando, spero si realizzerà, un seminario interdisciplinare anche rivolto agli insegnanti, ma anche ai ragazzi come PCTO, che coinvolge gli scrittori contemporanei, cioè scrittori del nuovo millennio come raccontano la storia. A Roma 3, però vabbè, coinvolgeremo anche altre persone, non solo Roma 3. Sì, sì, no. No, effettivamente io stesso ho potuto rendermi conto che c'è anche negli studenti che sembrano apparentemente meno attratti, l'incontro con lo scrittore, insomma, ha una forma di coinvolgimento, una buona forma di coinvolgimento. Non so se ci sono altre, prego. Grazie. Gli spunti che sono stati dati nella relazione di questa mattina sono davvero molti e quindi non posso seguirli, ma vorrei sottolineare tre o quattro cose che mi sembrano significative. Non so se anche per appunto studenti delle scuole medie superiori, non solo dell'università, ma credo comunque di rilievo sul piano metodologico, e per quello che li sottolineo. Non entro nella discussione appunto che abbiamo avuto ieri e che è stata ripresa oggi, ma vorrei dare tre o quattro osservazioni. La prima, che mi ha colpito molto, il confronto tra le diverse edizioni del testo di Mussolini portato a Nisini, e questo dal punto di vista metodologico significa che non ci si può fermare a un testo come se fosse un oggetto stabile una volta per tutte, ma che da edizione in edizione i testi possono cambiare. E andare a indagare perché cambiano è un compito non secondario, cosa che vorrei sottolineare, ci permette di dire che è fondamentale la filologia, ma proprio perché diventa un elemento di interpretazione poi anche dei testi sui quali possiamo lavorare. Cose analoghe ci sono in tutti i secoli, non solo nel Novecento, ma appunto dobbiamo capire che i testi cambiano anche da edizione in edizione. Secondo spunto metodologico, ampiamente, più volte, diciamo, nella sua relazione, Tortora ha citato, per dir così, il mercato editoriale o un sistema editoriale. Ecco, anche questo è uno spunto sul quale portare l'attenzione. Per esempio, torno ancora velocemente alla relazione di Nisini, che ci ha portato una serie di romanzi usciti, o comunque di libri, se non romanzi, usciti negli anni 30. Ora trascuro tutto un discorso che possiamo fare su appunto la memorialistica che negli anni 30 porta alla luce tutta una serie di vicende, anche dal punto di vista poi della costruzione romanzesca. Ma vorrei ricordare che Mondadori, proprio negli anni 30, agli inizi degli anni 30, incomincia una collana intitolata I romanzi della guerra, che non è stata citata oggi, mentre ci sono stati fatti vedere testi di altri editori, perché è costretta a chiudere. Uno dei primi titoli che pubblica è Niente di nuovo sul fronte occidentale, che evidentemente lo porta subito fuori da ogni possibile dialogo, anzi addirittura lo pubblica in italiano facendolo uscire in Svizzera, dicendo che è solo per il mercato svizzero, pensando che però, come in effetti è accaduto, che dalla Svizzera sarebbe stato riportato in Italia e venduto in Italia. Però è una collana che è uscita con due o tre titoli, dopodiché ha chiuso. Però è interessante il fatto che negli anni 30 ci sia anche un'operazione editoriale in questa direzione, come se a un certo punto ci fosse, a distanza di una appunto decina, dozzina d'anni, la possibilità di tornare su appunto le vicende della guerra. Però in quegli anni 30, ricordava Tortora, arrivo al suo intervento, c'è una trasformazione anche del, potremmo dire, del rapporto romanzo-lettori. Ora ricordo ancora, sempre per stare dentro il sistema editoriale, che una delle grandi iniziative della Mondadori degli anni 30 è stata la moltiplicazione delle collane di romanzi. Ogni gruppo di lettori, ogni comunità di lettori poteva avere la propria collana di riferimento. Abbiamo la nascita dei gialli, ma anche la nascita appunto dei romanzi della guerra, ma anche la nascita
dei romanzi della Palma per le signore, ma anche la nascita di quelli che abbiamo chiamati i libri colorati, perché oltre ai gialli ci sono i libri blu che portano gli azzurri, che portano gli autori italiani, i libri neri che portano Simenon, i libri verdi che portano, guarda caso, le narrazioni storiche trasformate in romanzo. E la Mondadori commissiona appunto romanzi storici, uno di questi lo scrive anche Vittorini con Ferrata, commissiona romanzi storici per appunto un gruppo di lettori, ecco la distinzione tra diverse comunità di lettori, che sono interessati a conoscere la storia attraverso figure romanzesche. È vero che dunque tutto questo porta allora a un mercato della narrativa, lo sottolineava ancora Tortora, già presente alla fine della guerra. Ma qui si pongono degli altri interessanti punti. Sono totalmente d'accordo con questo suo, appunto, questa sua lettura delle due strade, dei due livelli, non entro ora nel merito della questione del canone, ma vorrei sottolineare un altro aspetto. Non esce appunto Se questo è un uomo. La motivazione che viene data è che non è ancora maturo il tempo per parlare di quell'esperienza. E in realtà però Se questo è un uomo non viene considerato come un romanzo. Tant'è vero che viene pubblicato da Silva, ma in una collana di documenti storici. E resta nella collana di storia, quando verrà pubblicato poi da Silva, passa all'Einaudi nel 58, viene pubblicato nella collana dei saggi, non viene pubblicato in una collana di narrativa. Solo nel 63, se non ricordo male, comunque nei primi anni 60, entra in una collana che ospita anche testi di narrativa. E da quel momento cambia anche la modalità della lettura. E questo è un altro punto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Il genere diventa anche, in rapporto al genere editoriale, per esempio, della collana, una possibilità di lettura. E da quel momento in poi viene letto diversamente rispetto a quando esce da Silva, che viene considerato come una documentazione storica. Però è un problema questo, appunto, e qui arriviamo al problema del genere e come leggere il genere. Questo è un esempio, ma ce ne sono anche altri. Cristo si è fermato deboli. Viene pubblicato anche questo nella collana di saggistica, e oggi lo leggiamo in un altro modo. Quindi, ecco, questi rapporti tra la documentazione storica e la narrazione o appunto la scrittura letteraria sono in primo luogo anche un problema, lo metto in questo modo, anche per gli editori che non sanno dove metterli questi. No. E questa è una cosa tipicamente novecentesca, non è una questione ottocentesca. L'editore si trova un testo che non sa dove mettere, in rapporto dove lo mette genera anche delle modalità di lettura, e questo credo che sia uno spunto abbastanza interessante. Ma è interessante anche un altro spunto, e cioè gli stessi scrittori, nel momento in cui si pongono davanti appunto al racconto anche della propria esperienza, si pongono il problema se scrivere in prima persona o in terza persona. Per esempio nel romanzo Campo 29 di Sergio Antonielli, che racconta la propria esperienza di prigioniero nei campi di prigionia in India degli inglesi, ecco, nella nuova edizione in cui viene riproposto questo testo uscito in prima edizione immediatamente dopo la guerra, nella nuova edizione pone tutta una serie di questioni appunto di riflessione poetica, e dice: io non sapevo se scrivere in prima persona o in terza, che non sapevo se fare il racconto della mia esperienza o se fare un romanzo su quella che è la documentazione storica di un campo di prigionia. Questo è un altro punto sul quale mi sembra che l'esperienza, visto che oggi abbiamo parlato del Novecento e della Resistenza, sia assolutamente di rilievo. E ancora, visto, e poi chiudo, che si parlava di narrativa dell'immediato dopoguerra, di un canone, non è un caso che, per esempio, quando Alba de Céspedes propone alla Mondadori di pubblicare Menzogne e Sortilegio della Morante, Mondadori, che cerca invece quei racconti che abbiamo visto prima, che avessero l'eroe, che avessero la guerra, che avessero la resistenza, che avessero le città bombardate dell'immediato dopoguerra,
rifiuta di pubblicare la Morante. E Alba de Sespes in una lettera dice: beh, Morante pubblicherà da Einaudi, non verrà mai più via da Einaudi e voi avrete perduto una scrittrice. E così è stato. Grazie. Sì, sono due o tre suggestioni che vengono dalle cose dette. No, non so se si sente. No, è interessante questo appunto che, diciamo, dei posizionamenti dei libri anche in base alle collane, e mi chiedo, per tornare per esempio al libro di Sciascia, Le parrocchie di Regalpetra, che uscirono nei libri del Tempo, della La Terza, che era tra l'altro una collana, chiaramente La Terza, casa editrice tradizionalmente che non pubblica narrativa, salvo qualche rara cosa proprio all'inizio della sua storia, pubblicò Di Giacomo, le novelle di Di Giacomo nel 1903, era una collana che accolse molti scrittori come appunto Cassola e Bianciardi con I minatori della Maremma, l'Anna Maria Ortese con Silenzio a Milano, il pamphlet Ritorno alla censura di Bianciardi, I contadini del sud di Rocco Scodellaro, di cui tra l'altro quest'anno è anche il centenario. E quindi mi chiedo se quel posizionamento in una collana di una casa editrice tradizionalmente antinarrativa non abbia condizionato anche l'incardinamento in quel genere, che si trascina anche nella curatela che c'è ancora oggi. Tra l'altro Einaudi nell'immediato dopoguerra, se non ricordo male, aveva una collana Documenti, forse diretta da Romano Bilenchi, forse, non mi ricordo, in cui uscì Il mio granello di sabbia, Luciano Bolis, per esempio, alcune testimonianze, però durò pochissimo, fece solamente pochissimi titoli. E ultima cosa che volevo aggiungere, poi chiudo, a parte divertente la coincidenza che Einaudi rifiuta Levi e lo prende Antonicelli con De Silva, e De Silva non accoglie Fenoglio, che è la prima casa editrice a cui manda I racconti partigiani, e poi invece lo recupera Einaudi. No, a proposito del discorso invece di Massimiliano Tortora, mi chiedevo, e questa potrebbe essere una domanda, se questo canone, diciamo, modernista della letteratura della Resistenza, dove tra l'altro ci sono due libri, Il sentiero e, diciamo, Il partigiano Johnny, La questione privata di Fenoglio, cioè quei due libri che proprio in quella prefazione Calvino dice descrivono l'arco del neorealismo che va dal sentiero dei nidi di ragno a Una questione privata, non possa essere dilatato al tutto il neorealismo, e cioè che il canone neorealista che può in qualche modo predominare non possa essere un canone che nel tempo sia più un canone modernista, o comunque, diciamo, non un canone in cui acquista per esempio sempre più peso e sempre più rilievo una figura, secondo me, diciamo, centrale, proprio come quella di Primo Levi. Allora, sì, io sono dico brevemente, credo che ci sia stato un modernismo storico, cioè quei 20-30 anni del primo Novecento, in cui c'è la scoperta di un nuovo mondo, per dirla con un saggio di Ambrosini, un nuovo mondo in cui improvvisamente si trovano a gestire la relatività del tempo, l'inconscio, e come diceva Eliot, sono dei pionieri che devono inventarsi dei mezzi espressivi per raccontare dimensioni che prima non c'erano. La cosa che colpisce è che, e in questo rispondo alla tua domanda, che Moravia non è, ad esempio, il 29, non è che taglia e ritorna indietro, ma dà per scontato che prima facevo l'esempio di Michele non agisce, ma non sente più l'esigenza di stare lì ad inseguire tutte le sigarette fumate, non fumate, smetto di fumare alla Zeno, cioè si dà per scontato che ci siano dei personaggi depressi che non agiscono. E anche il lettore è un lettore post-freudiano ormai, adesso in qualche modo Moravia, che scrive per un lettore colto, perché inevitabilmente colto, si rende conto che è un lettore che già ha introiettato. Allora sì, in questo senso penso che da questo momento in poi, diciamo, finisce un modernismo storico, ma io penso che rimaniamo all'interno di quella
altro che chiamato la condizione modernista, cioè il fatto che la verità esiste ma non è raggiungibile, che le nostre azioni sono agite anche da forse oscure, abbiamo una serie di blocchi, sintomi inconsci, eccetera, eccetera. Allora sì, è qualcosa che attraversa poi in maniera graduale, cioè c'è chi aderisce di più, chi si aderisce di meno, e sicuramente insomma, il momento dell'incontro con la storia e quindi con l'ideologia è un momento, come dire, ci sono più antidoti contro la condizione modernista. Quando si arriva ai romanzi degli anni 50, Arpino, per dirne, insomma, adesso, Mastronardi, cioè anche lì sulla letteratura e industria, sì, sicuramente. Insomma. Allora, sì, da casa leggo, sì, sempre a proposito dello Strega, ecco appunto, di una scuola in cui ci sono 10 studenti che sono nella giuria dello Strega, giovani, e la necessità appunto di fornire a questi giovani gli strumenti per collegare questa narrativa dell'estremo contemporaneo alla tradizione, ove possibile, insomma. Non ci sono altre richieste. Posso dire una cosa solo per non lasciare senza risposta la collega che chiedeva di Joyce Lusso. Sì, grazie. E poi in fondo fa anche un po' il sistema con l'ultima domanda. Credo che anche quell'esperienza lì conferma quanto diceva ad esempio Massimiliano Malavasi, cioè che la narrativa più recente ha una parte importante per tanti motivi, insomma, che possiamo indagare, di scritture ibride. Naturalmente non è l'unica, questo sarebbe folle, ma un po' per quella convergenza tra esigenze dei lettori, esigenze del sistema editoriale, tradizione che appunto non nasce oggi ma viene da lontano, oggi quell'esperienza lì ha preso corpo. Credo che tra i tanti motivi ci sia anche la ricerca di nuovi lettori, cioè o di tenere naturalmente il numero dei vecchi, cioè lettori che non necessariamente sono disposti a investire 20 euro e 60 ore, per dire la stessa espressione di prima, per una storia finta, totalmente finta, inventata, e magari invece sono disposti a fare la stessa operazione per una storia che racconta i fatti del Circeo, tanto per citare Albinati, insomma. E questo si vede anche nelle serie TV. Io non credo che le serie TV siano la causa, credo che viaggino parallele in questo, però sono forme diverse di investimento nei confronti della fruizione. Non so se hai detto no, ma oggi ce l'hai con me. Oggi, no, no, invece no, ti davo ragione, ma poi mi distanziamo. Non c'è atto più umano. Se ci sono altre sollecitazioni, io ne avrei una, però vedo che il tempo non lo consente, semmai nel pomeriggio, a conclusione. Va bene, allora ci rivediamo in presenza oppure online alle 14:30 o poco dopo. Grazie.